now see the opens, and you know this, please don't lose hope, try to progress, keep your eye on the scope, for yourself or do it for your folks, dedication, that's what it holds, from this day forth, stay on course, no despair, gotta have a heart, take no loss, every step calls, everybody wanna see if you fall off, keep your eye on the prize, been through the worst, even crying in the side, no lie, never know what you will find, gotta believe, let's keep hope alive. Ciao a tutti raga, buonasera a tutti, ben ritrovati in questa live, la prima live insomma della settimana con Danganronpa. Spero siate carichi, spero siate pronti perché questo capitolo 5 di Danganronpa, vabbè, non sarà il migliore, in realtà lo dico sempre che ogni volta i capitoli saranno i migliori, grazie all'Evidence Stigma per il follow e benvenuto in live, però insomma vi assicuro questi ultimi due capitoli, il 5 e il 6, saranno tanta roba. Detto questo, saluti. Allora, saluto Veronica, Zedator, Marcus, Rindo Kobayashi, Gabby Gold, Sarotaku, Andrea, Simo non ci sta, Otaru, Gabbo Logeto, Vivix, che da un po' ci sta, cioè, da un po' ci segue, da un po' di live e ci segue, Rindo Kobayashi, anche, ringrazio anche Sabbia, Matteo Buono e Ajin27 per il follow e benvenuti in live, se no qualora non lo foste, insomma, grazie lo stesso. E, allora, raga, quindi sì, dobbiamo iniziare il capitolo 5 di Danganronpa. E in realtà stavo pensando a qualche novità da dirvi. Attenzione, Zedator si è riabbonato per il quarto mese di fila. Tanta roba. Grazie Zedator, era tanto che non vedevo quel simbolo, insomma, quella cosa di Code Geass. E si è abbonato per 4 mesi e per ben 4 mesi di fila. Si torna con cattiveria, più cattivo di così. Grande Zedator. E di sicuro sei, guarda, a livello di moderatori, di sicuro sei meglio di un certo Flaco G che ancora non c'ha l'abbonamento. Cioè, boh, veramente assurdo. Pensavo un moderatore senza abbonamento. Cioè, assurdo, proprio assurdo. Detto questo, niente, regà, passiamo alla consueta sigla e poi si inizia con il capitolo 5. Veronica dice: dalle 18 che sono qui in live, pretendo un minimo un premio per la pazienza. Addirittura dalle 18, cioè un applauso per Veronica, oh. Quanto ti devo andare a cagare. Ciao anche a Pier Pippo Baldo. Paraparam. Allora, raga, secondo voi, proprio così, apriamo le scommesse, chi morirà questa volta? Sono proprio curioso, secondo voi chi morirà questa volta? Iniziate a sparare qualche nome, dai, dei nostri 6 sopravvissuti. Tanto muore Kirigiri. Simo. Io e te sappiamo qualcosa riguardo Caparezza. Tanto alla fine sono un 6, quindi cioè avete la possibilità del che è non 20% del 17% di azzeccarci, 16%, sì, 16%, dai, 16,5. Spero non Asaina, no, guarda, lo spero poi io. Il fatto che Neki muoia, esattamente, Simo, questa live muore Neki, confermato. Ovviamente, raga, non fate spoiler, l'Evidence Stigma non... stieniti dal fare spoiler, perché insomma magari sei nuovo e non lo sai, ma l'ultima volta ho già dovuto bannare una simpaticissima ragazzina del cazzo che ok, perfetto, una simpaticissima ragazzina del cazzo, non so che cazzo era, un inglese del cazzo che è arrivato: oh, quanto bello, a me piace Danganronpa, ma lo sapete che muore tizio? Ban diretto, instant proprio. Io l'avevo pure detto, gli avevo detto: please, stronzo di merda, non spoilerare, è una delle regole, non spoilerare. No, non mi avrà sentito, avrà avuto la mamma puttana, non so che cazzo di problemi ci aveva, però ha dovuto spoilerare e di fatto è stata bannata a vita. Ben gli sta. Poi tanto era inglese, quindi che cazzo me ne frega. Allora, raga, dove ci eravamo lasciati? Con Kirigiri che aveva sussurrato al nostro orecchio, se ben vi ricordate, questo nome, Mukuru Ikusaba. Chi è questa Mukuru Ikusaba?
la sedicesima o il sedicesimo studente. Che verso hai fatto, Neki? Già. La sedicesima studentessa nascosta in questa accademia. Eh sì, ci avrà avuto la mamma puttana, probabilmente. Super disperazione liceale. Ci dice anche di stare attenti a questa Mukuri Kusab. Kirigiri mi ha avvertito di stare attento a lei. Il problema è che se non l'abbiamo mai vista, e se lei è effettivamente il burattinaio, come la evitiamo? Proprio 3 giorni prima che si verificasse quell'incidente, 3 giorni prima che ci trovassimo ad affrontare un altro omicidio. Attenzione, quindi sta parlando di una cosa che è avvenuta dopo. Quindi ci sarà un altro omicidio 3 giorni prima che quell'orribile crimine venisse commesso. Attenzione. Ah, porca troia, in tutto questo devo... Mouse, non mi abbandonare, mouse. Vabbè, ok. No, stavo dicendo devo alzare un attimo il volume, perché sennò voi non sentite un cazzo. Ok, alzato il volume. Quindi 3 giorni prima che quell'orribile crimine venisse commesso. Eh sì, stavolta ce lo sbattono proprio in faccia. Capitolo 5. Se vuoi la pace, prepara l'omicidio. Con Kirigiri sullo sfondo. Il mattino seguente, il professore di classe di Ogami ci radunarono nella mensa. Infatti avete sentito che musica abbastanza strana? Iniziamo la nostra ricognizione post processo di classe. Sì, direi, tanto hanno aperto un'altra ala. A parte ora sono rimasti in sé, quindi presumo anche la parte delle investigazioni o comunque... No, dai. È solo un modo di nascondere la sua timidezza. E anche la parte dell'investigazione, la parte del free time, presumo sarà abbastanza breve. Se volete sconfiggere il burattinaio, allora dovrete fare quel che vi dico io. Il nostro caro burattinaio, nonostante si agiti per l'accademia come un topo, è orgoglioso come un pavone. Vi mostrerò come eliminare un individuo del genere. Ciao anche ad Aure, benvenuto in live. Fukawa è un po' taciturna. Sì. Da iniziare a chiamarti Fungawa. Oddio santo. Perché se ne sta imbambolata come un fungo. Anche pure perché non schiatti una buona volta. Ogni volta che parla finiamo fuori tema, quindi l'ho detto di non aprire bocca senza la mia autorizzazione. Hai capito, Togami? Ma come farà a mangiare o a bere? Non è un problema che mi riguarda. Vabbè, basta, Togami best boy proprio. Ci ha obbligato Fukawa a stare zitta tutto il tempo. Vabbè, dai, sta proprio avanti. Poi ricordo stesso Togami che aveva giurato di fargliela pagare al burattinaio, perché insomma il gioco dopo il suicidio di Sakura, il gioco era diventato noioso, comunque era diventato sleale a suo avviso, e quindi si è tirato fuori. E ora il suo unico obiettivo è diventato quello di sconfiggere il burattinaio. Istigati dalle parole irritate di Togami, cominciamo ancora una volta la nostra esplorazione dell'accademia. Vediamo un po' quale nuovo piano verrà aperto. Ah, proprio così ci fai fare... Oh, finalmente la sensibilità è tornata normale. Mi fai fare tutta la strada a piedi, gioco infame. Togami best waifu, sì, decisamente. Togami best waifu. Vabbè, raga, purtroppo ci stanno morendo tutte. Quindi, boh, rimangono solo Asaina e Kirigiri. Cioè, non lo so. Veramente, ci sono crepate tutte le altre. Per quanto, insomma, Ceres non è che sia proprio una waifu. Era più una puttana che una waifu, però... Sakura, vabbè, non era una waifu, era una sbando, semmai. E quindi, insomma, rimangono in due. Le possibili... candidate a diventare, insomma, le nostre waifu. Comunque, raga, mo parlando di waifu, parlando di anime, a malincuore devo dirvi che ho iniziato a preparare la guida per gli anime primaverili, quella che farò settimana prossima, e diciamo ci sta un po' di merda questa season, eh. Ci sta un bel po' di merda, devo dirvi, questo piccolo spoiler, del tipo che di tutti gli anime che ho visto ne ho trovati 2, 3 che mi interessano. A differenza di questa season che ne sto vedendo 8. Nella prossima, purtroppo, non penso ci andrà tanto bene. Vabbè, ma è normale, non è che possono andare sempre così bene le season, diciamo. Ok, quindi il nuovo piano sembra figo.
Sembra parecchio figo, guardate quanto c'ha il soffitto alto. In confronto agli altri piani questo dà una sensazione diversa, è molto pulito, molto nuovo, diciamo. Percepisco un'atmosfera strana. Guardate che figata sto piano, regà. Bello, bello. Bello, bello. Merda tutta raccolta da me, del resto. No, calcola, ho pure, oltre a, insomma, gli anime che mi hai consigliato te, ho fatto anche una ricerca per conto mio, ma... cioè, la situazione è quella, è un po' tragica, diciamo. Quindi, boh. Comunque no, vi dico, ce ne stanno due, tre, che secondo me andrà così. O sono un flop totale, o sono una bomba assurda, proprio una cosa bellissima. Quindi, insomma, uno in particolare, Fairy Gone, che, regà, panico. Panico proprio, mi ispira troppo. Però purtroppo per il resto, ci ho detto di, semplicemente vedendo trailer, semplicemente leggendo trama. Oh, ciao, Best Waifu. Ci dica, ci dica. Ti sembra un po' diverso dagli altri? Mi chiedo se ci siete detto qualcosa, spero solo che non sia qualcosa di brutto. Quindi niente, raga, penso se proprio ci dice bene, 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 ma proprio bene, uno ne trova 4-5 da vedere. Proprio se ti dice bene. Mentre se ci dice male, secondo me ce ne saranno di validi solo due, tipo. Ecco la seconda Best Watch, guarda, con lo sfondo, con i petali che cadono. Che c'è, Kirikiri? Ah, infatti, cosa intendeva ieri Kirikiri? Comunque, raga, settimana prossima li presenterò tutti, una decina ce ne stanno di anime decenti, però, insomma, a livello di questa stagione invernale non penso ci arriveremo mai. Ma Bungo Stray Dogs non l'ho visto. Ancora non l'ho visto, quindi non lo considero. Cioè, nel senso, me ne parlerò, ovviamente, però dato che non l'ho visto, non saprei che aspettarmi. Attento a Muguru Kusaba. Non ti dirò nulla, proprio così? Non posso dirti nulla. Socchiusi gli occhi con cautela, lancio lo sguardo in direzione della telecamera. Palese. Telecamere ovunque. No, regà, purtroppo dopo che ho visto Log Horizon ho promesso a Gaspa che mi vedrò Monogatari, quindi dato che sarà una cosa impegnativa avrà la priorità Monogatari. E anche, ah, un'altra cosa, devo parlare di questo. Una volta è finito Danganronpa questa settimana, fine della conversazione, mi sembra giusto. Stavo pensando di iniziare come nuova reaction Monogatari, ma semplicemente perché Kirikiri si rifiutò come al solito di darmi dettagli specifici. Semplicemente perché mi ha detto Gaspa che è un anime veramente della, cioè, da portare in reaction. Non tutto, perché considerate che ha tantissime stagioni, però magari l'inizio potremmo portarlo, secondo me. Sarebbe un'idea carina. Anche per variare, non variare, insomma, dato che a breve comunque finirà finirà The Promised Neverland. E purtroppo vi ricordo mancano due episodi, e finisce. Quindi dato che finirà The Promised Neverland dovremo sostituirlo con qualcosa. E pensavo di sostituire la reaction settimanale appunto con anime un po' diversi, magari anime che sono già usciti. E questo, appunto, Monogatari penso che sarebbe una buona idea da provare a portare. Magari vi ho detto solo la prima stagione per poi... No. Comunque è bella sta parte con i ciliegi. A parte non capisco un fan dei ciliegi così a stare nella scuola, vabbè. E, perché mi ha detto appunto la prima stagione è parecchio bella, quindi potremmo portare la prima stagione in reaction, dato che non l'ho mai vista. E poi lo lasciamo, diciamo, cioè lo iniziamo, lo commentiamo un po' insieme e poi ognuno se lo vede per i fatti suoi, se proprio non piace. Tanto dura poco la prima stagione, quindi serve più un esperimento che altro. Vabbè, comunque concentriamoci sul gioco. È un paglione battifrecce, immagino che venga usato come bersaglio durante la pratica, sì. Aspetta, che state a dire? Vai a vederlo subito, lo so, regà, però Bungo Stray Dogs ho detto devo... con calma, a parte che ora come ora non è manco un anime che mi ispira. Avrei voluto iniziare Oregairu, ma lo stesso Gaspa mi ha detto no, ma non iniziare Oregairu, che ti lascia con l'amaro in bocca appena finisce la seconda stagione. Inizialo quando uscirà la terza stagione. Allora la aspettiamo. Quindi mo nel frattempo, prima di iniziare Monogatari, devo trovare un... non lo so, un'alternativa. Molto probabilmente, dato che oggi finirò Log Horizon, nei prossimi giorni mi inizierò un anime da 12 puntate, così me lo sparo in breve, non so quale. Magari mi recupero uno di quelli stagionali, un Kakegurui, un Domestic No Kanojo, che tanto... Oppure mi potrei... No, Mob Psycho non mi va di vederlo, non c'ho proprio voglia. Laboratorio di biologia, con su scritto carne fresca. Ah, non ho capito. Proprio carne fresca sulla porta mi ispira molta fiducia. Mi fa pensare a un film horror di serie B.
Eh sì, fa con la scritta carne fresca. Oddio, raga, guardate questo corridoio quanto è inquietante. Con le luci così, proprio tutto nero. Un posto perfetto per commettere un omicidio. Ok, va bene, però diamoci una calmata, Diamoci una calmata. Cos'è tutto questo sangue? Perché questa volta non è rosa, ma è rosso il sangue? Lo scenario dinanzi a me non era l'unica cosa grottesca. C'era anche un odore intenso e sgradevole che pervadeva la stanza. Naruto. Comunque sì, Alice Zation lo vedrò assolutamente. Però non penso lo porterò perché più che altro, boh, non lo so, dobbiamo vedere. Dovresti almeno avere una vaga idea di cosa sia. Ormai ho avuto a che fare con la morte più di una volta. No, avevo detto... Ah, ciao Just Art, comunque, benvenuto in live. No, The Promised Neverland è abbastanza inquietante. Guardate, mi sta un po' deludendo dal punto di vista horror, perché se ci pensate inizia a bomba, ma poi non è... Cioè, secondo me non è... Non so come spiegarvi. Horror è l'odore della morte, l'odore del grasso e del sangue umano. Proprio, mazza, schifo. Sorprendentemente non ne fu meravigliato. Sto dicendo, dal livello di horror, cioè, è tipo un accenno di horror. Cioè, ci stanno alcune scene inquietanti, ma proprio di horror. Dopo le alcune, a parte alcune puntate, proprio una o due prese singolarmente, non è che sto vedendo tantissimo. Quindi vedo tutti che gli danno questa categoria horror. Oh, Monokuma! Eccolo qua. Quindi non lo so, stavo dicendo, mi fa un po' strano sentire horror a The Promised Neverland. Mi viene in mente qualcos'altro quando sento horror. Allora, Monokuma, cosa hai da dirci? Così sarebbe di nuovo colpa mia? Ti sarei grato se la piantassi di scaricarmi la colpa di ogni cosa. Non ti credo, questa classe non può essersi ridotta così senza il tuo intervento. In verità è proprio l'opposto. In che senso? Ah, io non ho fatto assolutamente nulla a quest'aula o in quest'aula. Ok. Non l'ho nemmeno pulita, ho lasciato tutto esattamente com'era. Interessante. È un indizio leggermente più utile di quelli che ti darebbero in un GDR vecchio a scuola. Dai, ma perché si mette a più alcuni giochi? Che figo, cazzo. Ad ogni modo, tutto questo sangue è un po' inquietante, non trovate? Ma sapete, ogni giorno la gente muore lì fuori. Tanno scimmi. Quindi non è tutta sta gran cosa, teniamo la testa e andiamo avanti. Va bene, Monokuma. Mi fa morire la voce, è troppo figa la voce di Monokuma. Se quando dice pupu, se quando dice tanno scimmi. O altre parole. Ayasumina sai, quelle là, insomma, c'è proprio la voce bella. Quindi ispezioniamo un po' quest'aula. Ci stanno le sagome per terra, ci stanno sangue ovunque. Queste robe del genere nei film polizieschi, infatti. Dove vengono usate delle sagome per segnalare la posizione dei cadaveri. E mi sa che qua c'erano parecchi cadaveri. Sempre che questa stanza sia vera. Pare che il sangue sia completamente asciutto. E a giudicare dal colore direi che le macchie di sangue siano qui da parecchio tempo. Però se ci pensate, raga, perché in effetti non è ora non è più rosa ma è rosso? Cioè non me la ricordavo sta cosa. Cioè nell'anime non mi ricordo se hanno adottato pure lì questa cosa del sangue, che prima era rosa e poi l'hanno fatto diventare rosso. Comunque non penso che se vedremo un altro omicidio sarà rosso. Magari è solo questa stanza che è così. A parte, guardate tutti i graffi sui muri, proprio. Che cazzo è successo? Non mi ha nemmeno guardato, sembra che si è immerso nei suoi pensieri. È concentrato? No, probabilmente mi sta solo ignorando. Ah, me la ti pare, ovviamente. Togami come può non ignorarti? E vabbè, lasciamo la stanza. Interessante comunque questa stanza, teniamola a mente, diciamo. Ok, no, vabbè, già abbiamo parlato con lei. Ci manca una stanza da ispezionare, ovvero... ma che è sta roba? Aspettate, fatemi vedere se... Ok, no, non mi sono perso altro. Sta questa stanza, questa luce, proprio sembra di andare in paradiso. Che cos'è? Ah, sangue fresco rosa, sangue secco rosso, onesto. Oddio, ma che sono queste piante carnivore giganti? Proprio quando pensavo di star vedendo di nuovo il cielo, ho scoperto che si trattava di un soffitto dipinto. Rip. Ma la vegetazione è vera, l'odore della natura è proprio magnifico, amico, è così rilassante. Cosa? Ah, non sei al corrente del vero orrore del regno delle piante, sbaglio. Loro ti fanno credere di stare lì ferme e tranquille, ma la verità è che ci osservano tutto il tempo.
Ma che droghe ti cali, Agakure? Dai, diccelo. Passaci il tuo spacciatore, Agakure. Poi quando decideranno che noi umani non siamo più adatti a governare il pianeta, danno il via alla rivoluzione floreale. Vabbè. C'è solo un motivo se è rosso, quello non è sangue, è ketchup. Mi sembra giusto, Andrea, mi sembra giusto. No, non ti chiamo Andrea, ti chiamo Andrea J27. Mi sembra giusto, Andrea J27. Ti chiamo così proprio. Dato che hai fatto l'infamata di dover cambiare nome, ora te lo devi sorbire. Il governo mette le telecamere nelle piante per controllarci, sveglia. Ah, perfetto, un capanno degli attrezzi con tutti gli oggetti più strani. Prevedo, insomma, che verranno usati per qualche omicidio. A parte non mi ricordo minimamente chi viene ucciso né come viene ucciso in questo... Vabbè, dall'immagine che avevamo visto sembrava che ci fosse tipo quello là, il tizio con la maschera. Quindi in teoria il seggino studente con il coltello ficcato, insomma, in pancia. Però non lo so. Monetina. Madò, quanti soldi, cazzo. Più regali per le nostre due waifu rimaste. Crazy Diamond. Diamante pazzo. Che? Vabbè, possiamo anche uscire. A parte queste qua sembrano piante carnivore giganti, cazzo, proprio. Queste altro che spiarti. Queste qua ti mangiano proprio. Un pollaio. Ok. No, c'è veramente un pollaio. Sono galline normali, giusto? E come dovrebbero essere? Non mangiano carne umana né covano bombe o nascondono altre spiacevoli sorprese. Ormai è diventato paranoico. This is a Jojo reference. In che senso? È una gallina, cazzo neghi. Una reale creatura vivente, non sto impazzendo. Perché, non lo so, ti stranisci per aver visto una cazzo di gallina? Beh, direi che questa frase te la potevi anche risparmiare, Agakure. Essere sincero, a me piacciono da matti. Non sono super adorabili. Ce ne sono pure 5 per l'esattezza. Agakure è proprio beato tra gli uccelli. 5, amico, 5. Il numero dopo il 4 è prima del 6. Non sia nei numeri interi sia in quelli naturali. È un power number, amico. Rinfrescati con una spremuta di limone. Ma devo dire, raga, il numero 5 è uno dei miei numeri preferiti. Tanta roba il 5. Tanta roba. Il 5 insieme al 10. I due numeri proprio migliori che ci sono. Ah, non lo so, raga, ho cambiato proprio argomento così a cazzo. Ma voi, vi dà fastidio se il numero sulla televisione, il numero del volume non è impostato... Ah, un termostato. Non è impostato su un multiplo di 2... Cioè su un numero pari o su un multiplo di 5. A me fa impazzire. A me fa proprio impazzire. È per gli irrigatori. Ah, ok. Quindi stanno pure gli irrigatori. Quello è il pannello di controllo degli irrigatori, che si trovano sul soffitto di questo giardino botanico. È impostato in modo da annaffiare le piante ogni mattina alle 7:30. Non smanettarci. Vabbè. Sti cazzi dell'irrigatore. È protetto da una password, che apparentemente sarà importante, che ammazzeranno qualcuno con questo irrigatore. È user friendly, che cosa patetica. Fa attenzione, se vieni a passeggiare da queste parti di prima mattina potresti bagnarti tutto. Non sei più all'elementare nella fase in cui ti arrabbiano pure gli irrigatori, vero? Vai, un applauso per Monokuma, cazzo, un applauso. Oppure sei un feticista delle cose bagnate, Naeki, no? Monokuma, non sono un feticista delle cose bagnate, mi spiace. Che vuol dire multiplo di... se non è multiplo di 5 è sclero male, esattamente. Esattamente. Aspetta, questa mi è piaciuta. A me dà fastidio un botto quando la gente dice che SO è bello. Grande Just Art, questa sì che è una argomentazione molto costruttiva. Ma direi che possiamo anche andarcene. Che pianta gigantesca. Prevedo... Ah no, di nuovo Monokuma, attento. Sì, il volume della rete della macchina deve essere multiplo di 5. L'ultima volta che avevo il volume 27 ho fatto un incidente. Madonna. Questo è il fiore Monokuma, gli ho dato io quel nome. Se lo tocchi nelle parti... Bellissimo, vedete questi riferimenti al bacio. Il cuore ti batterà all'impazzata, poi esploderà, diventerà molle e appiccicosa, alla fine si fermerà del tutto. Nel terrore non ne uscirà nulla di buono. Mm-hmm.
coltivato e migliorato da uno degli stessi studenti dell'Accademia Kibogamine, dal super botanico liceale. È un peccato che sia morto disperato nella ex Accademia Kibogamine, RIP super botanico liceale. Fermi, che succede? Attenzione, fermi. Haruna si è donato un euro, ma solo per salutare proprio. Vabbè, allora ti devo dire ciao Arunas, benvenuto in live. Grazie per l'euro. Ah sì, a proposito, regà, vi devo dire una cosa nuova. C'è un nuovo alert. Vabbè, mo... No, ok, no, mo ve lo dico, ma... Non per altro, non voglio che donate, ma... Vi dico, ho messo il nuovo alert per i 5 euro, perché... Dato che Codias ora l'ho spostato... Solo a titolo informativo. Dato che Codias l'ho spostato... Quando uno si abbona per il quarto mese, ho preferito mettere un alert un pochino più iconico per le donazioni, quelle superiori all'euro, diciamo. 5 euro, però, per farvelo sapere. Ma il prossimo passo sarà mettere una donazione, un alert iconico, un alert figo, pure per le donazioni dei bit. Infatti, prossimo mese sposterò Shildiro, per gli abbonati al quinto mese metterò Shildiro, e quello là che compare quando doni 100 bit, e poi dovrò trovare un'altra cosa. Stavo pensando tipo a Bakuretsu di Megumin, però boh, dato che c'ho già una cosa di Konosuba mi sembra abbastanza non brutto, ma rimettere un'altra cosa di Konosuba, boh, sarà meglio tornare in mezzo e ascoltare quello là degli altri. Quindi non lo so, devo trovare un anime che abbia una bella gif, una bella cosa tipo iconica, tipo un Nikko Nikko ni, un aiaia, una di queste cose. Ma se metto un aiaia, porca troia. Dopo un paio di minuti. Perché non vuoi soldi? No, solo per l'alert. Solo a titolo informativo. Ripeto, solo a scopo puramente scientifico, come dicevo nella live di Niratomada. Anche se uno di noi muore, possiamo sempre formare una squadra di basket. Cazzo Asaina, oh! Questa sì che è pensare positivo, perché le squadre in basket sono composte da 5. Mi è piaciuta questa. Mi è piaciuta questa. Metto un bel bagurezzo la la la, così ogni volta mi esplodono le orecchie, cazzo, quando mi donate. Dobbiamo fare il nostro meglio anche per coloro che non sono più con noi. Va bene, sì. Ora, Kirigiri, best waifu della vita, dici. Sono curioso di sapere cosa c'è nel laboratorio di biologia. È infatti l'ultima stanza al quinto piano che non abbiamo potuto controllare. Probabilmente ci sarà una specie di creatura, un boss finale. Non credo. Aspetta, quale cagata? Non si può chiamare gioco. No, ma come dice Simo, io lo penso esattamente come Simo. E SEO è bello, ma non grido al miracolo. Però vabbè. Cioè, ognuno ha i suoi gusti, quindi ci può stare che qualcuno... pensi insomma lo... cioè ce l'abbia il SEO come anime preferito, che ne so, lo posso capire. Lo posso capire. Quando uno si fissa con una cosa posso capirlo, diciamo. Sembra che Fukawa voglia dire qualcosa. E perché me lo stai dicendo? Ah, perché ovviamente glielo deve dire se può parlare o no, mi sembra giusto. Fukawa, sei libera di aprire quella tua bocca puzzolente se vuoi. Madonna. Terrò a posto il mio alito, quindi non preoccuparti. Madonna, perché mi devi fare queste facce? Mi viene da vomitare, Fukawa, dai. Ah, ciao anche Agliet, benvenuta in live. Comunque, raga, piacere è diverso da essere meglio, perché, ad esempio, per quanto io possa amare ReZero e possa considerare il mio anime preferito sopra ogni altra cosa, lo dico tranquillamente che ReZero in confronto a una cosa come Death Note, in confronto a una cosa come FMA Brotherhood, oggettivamente, perché comunque a me piace di più. Ah, perché ha trovato un coltello questa? Madonna, è enorme! Sembra che cosa sarebbe Rambo. Cioè, lo ammetto che ReZero in confronto a un Death Note, in confronto a un Code Geass, in confronto a un FMA Brotherhood è una cagata. Cioè, lo dico tranquillamente, però io preferisco lo stesso ReZero, perché, vabbè, soliti motivi. Quindi niente, SEO, stesso discorso per SEO. Sia, vabbè, mo in quel caso SEO preferisco lo stesso Death Note mille volte, però non penso ci voglia molto a dire che SEO in confronto a Death Note oggettivamente fa schifo. Cioè, non fa schifo, ma è molto peggio, mo...
parlando oggettivamente, è un'altra cosa che per gusti personali, diciamo. 10 volte più pericoloso sono le mani di una pazza omicida come te. Vabbè, se qualcuno è così fissato con... cioè, se qualcuno piace così tanto a SEO che non vuole manco ammettere che capolavori come Death Note sono migliori, allora lì, vabbè, ognuno si tiene le sue convinzioni. Ovviamente non possiamo lasciarlo tenere a Kawa. Eh no, direi che il coltello lo dovreste buttare tipo nell'inceneritore o qualcosa del genere. Non io. Già. Perché non lo lasciamo a Negi? Per... così? Grazie, Kiriri. Ci lasci un coltello? Va bene, io lo accetto volentieri un coltello. Cosa io non capisco? Che vuol dire Andrea? Che vuol dire fermi? Non vi incazzate con me per qualcosa che ho detto. Cosa ho fatto? Allora, Andrea dice: io ho visto più di 80. Ho visto più di 80 anime, ma in top 1 rimane SEO e top 2 rimane Bleach. Solamente negli anime che ti vanno avvicinare di più all'opera. Sì, infatti, però. Dico, vabbè. Tanto, vabbè, non era riferito a me, ma io parlavo appunto oggettivamente, quindi inshallah. Questo sarebbe fidarsi, a me sembra che stiamo scaricando tutta la responsabilità sulle mie spalle. Chissà poi se magari qualcuno non compie un omicidio con quel coltello e tutti... ah, è stato una Egi perché era lui che custodiva il coltello, come con la stanza con la povera Sayaka. Povera Sayaka. Non ho scelta, penso che lo costruirò nel cassetto della mia scrivania. Che vuole Motogami, quella povera Fukawa. Vabbè, questa si preoccupa dell'alito rivoltante. Hai fatto una scoperta interessante, bel lavoro. Oh, e mo si bagna, mo come minimo se gli dici una cosa del genere si bagna. Ecco appunto, mo... mi ha fatto un complimento! No, vabbè! Mi sta elogiando! Ho detto, mo, regà, si bagna, Fa il fiume proprio. Fiume in piena. Sto sognando, deve essere un sogno. Non posso credere che stia avendo un sogno del genere. Purtroppo sì, abbiamo perso Fukawa. È andata ormai. Ve l'avevo detto, raga, che questa si bagnava, ve l'avevo detto. Madonna. Perché fate venire Genocider, per favore? Non ce la faccio a vedere Fukawa così ogni volta. Voglio Genocider, cazzo. Comunque sì, che brutto, raga, vedere che siamo solo in 6. Parliamo una Saina. Ho controllato tutte le finestre del quinto piano, proprio come Sakura era solita fare. Ma come al solito non c'è sta nulla da fare, sono tutte coperte da lastre di ferro. E in più ho notato una cosetta per quanto riguarda la struttura della scuola. Sentiamo cosa hai da dire. Che hai notato, Saina? Già. Vuol dire? Infatti non ho capito questa cosa. Il soffitto. Almeno io penso di aver visto che il soffitto era molto più alto. Però non so se c'entri qualcosa. È qualcosa che gli altri piani hanno, ma che il quinto piano non ha. No, non ha le scale. È l'ultimo piano. Panico. È l'ultimo piano. Cioè non, la scuola non potrà essere esplorata ulteriormente. Abbiamo finalmente visto l'intera accademia. Non ci resta altro che risolvere tutti i segreti nascosti in essa. Attenzione. Aspetta, fatemi leggere un attimo i messaggi. Oddio, raga, ma quanto stai a scrivere? Un secondo. Allora, Marcus dice: la penso come te, a me SEO piace davvero tanto. Sicuramente ci saranno anime migliori, ma per me SEO rimane al primo posto. Simone invece dice: top 10 best manga. One Piece. E raga, per quanto riguarda i manga, vabbè, di quelli io non ho letto manga, però cose come Death Note, cose come Akame ga Kill, che io sappia, per sentito dire, dovrebbero essere tanta roba. Anche un certo Remember, che avevo consigliato a Simo, mi hanno detto, cioè mi continuano a dire che è tanta roba, quindi boh. Però non sono per niente esperto di manga, quindi non chiedetemi cose inerenti ai manga. L'avete vista? La strana aula al primo piano, quella piena di sangue, esattamente. Esattamente, mo vorrei parlare di sta cosa. Pier Pippo Baldo dice: non so come mai, se non riesco proprio a vederlo, sinceramente molti... No, ma...
gusti personali, raga. Anche io ci stanno anime che non riesco a vedere, che mi fanno veramente ribrezzo. Data Live è uno di questi. Data Live, guarda, cioè Data Live, ti giuro, io non lo so, cioè, era veramente da tanto che non trovavo un anime che mi annoiasse così tanto. Cioè, non è che mi annoiasse, è trash, raga, ma è proprio trash, ma tanto trash, una cosa veramente assurda, no? Personalmente veramente non riesco a guardare Data Live. Vabbè, anime che odio proprio, cioè non è che lo odio, Data Live, perché comunque se ne so, se mi pia il matto che voglio vedermi un po' di fanservice, vado a vedere quello, tanto ci sta sempre quella biondina, sì, quella biondina, quella là con i capelli a caschetto bianchi che si vuole scopare il protagonista, quindi almeno se voglio del fanservice vado lì, però in generale quella roba veramente mi fa schifo a livelli altissimi. Ah, non l'avevano vista quest'aula, attenzione. Forse è stato lì che è avvenuto il peggiore e più disperante incidente della storia dell'umanità, esattamente. Dovrebbe essere stato lì. Just Art dice: se ora anche il mio primo anime preferito, poi ho visto il secondo. Vabbè, ci sta, ci sta. Pure io quando ora che ne ho visti parecchi di anime cambio molto. Cioè più anime vedi, più ti fa un quadro generale della situazione, più ti fa un quadro generale delle cose, più capisci molto di più, apprendi molto, cioè ti fai una idea, diciamo, molto più chiara. Quindi è possibile che una cosa che ritenevi stupenda anni prima, non dico che la ritieni una merda, ma cala molto rispetto ad altre cose che vedi di recente. Vincente si riesce all'omicidio di massa degli studenti dell'Accademia Kibogamine. Se così fosse, è quello il motivo per cui l'Accademia è stata forzata a chiudere, per cui tutto quel sangue sarà morto a botto di gente, immagino. No, più che altro, raga, sapete la cosa che mi dà fastidio di Data Live? È che c'è gente che lo ritiene un bell'anime. Cioè, guarda, lo ammettessero uno. Oh, a me piace Data Live, mi piacciono gli anime senza trama, con una trama di merda piatta, scontata, inutile, pieni di fanservice. Perché a me piace vedere le tette, piace vedere gli harem, piace vedere le ragazze, le ragazzine di 16 anni mezze nude. Dillo, ma dillo, non è un problema. Però dillo, no, è un bell'anime, perché ci stanno i colpi di scena, la protagonista diventa cattiva, e questo, ma vaffanculo, ma di che stai a parlare? Oh? Ma veramente ti sei fumato il cervello, ti sei fumato? Ma vatti a vedere i veri anime, altro che Data Live. Oh. Devo parlare con questo. No, dai, non me lo fa riparlare con questo, ti prego, ti prego. No. Ok, grazie. Allora, devo parlare con Agakure? Vediamo un po' se lui ha scoperto qualcosa. È un fiore. Madonna, quante cose. Un fiore, un pollaio e un capanno. È pericoloso toccarlo, quindi faremo bene a stare attenti. Sì, il fiore Monokuma. È un fiore mangia uomini. Ah, ok, ok. Il fiore mangia uomini, direi che dovremmo lasciarlo da parte. Tu non dovresti avere problemi, dicono che gli stupidi non prendono il raffreddore. Asaina mi sta piacendo con queste battutine sottili. Mi sta piacendo, Asaina. Un punto per te, un punto per te. Stai scalando la classifica delle waifu. Stai prendendo punti su Kirigiri. Sa dirmi quanto fa 10 più 10? Solo perché sono stato bocciato per 3 volte di fila non significa che sia tanto stupido. No, no. Vabbè, mo per Pippo Baldo, Rainbow Erased, qua mi tiri fuori alcune perle, cioè Death Parade, regà. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ma quegli anime, ma quelli là sono capolavori indiscussi. Erased, guarda, ha dei pro, ma anche dei contro. Death Parade invece è la perfezione. Death Parade per me non ha contro. Death Parade per me, quei 12 episodi dell'anime sono pura bellezza, pura perfezione. Rainbow invece, Rainbow, cioè è molto bello, però 25 episodi forse sono stati un po' troppi, se mi ricordo bene ne ha 25. Non lo so, preferisco, forse se ne avessi avuti un po', non dico di meno, ma si è allungato tanto Rainbow, si è allungato parecchio. Secondo me se invece di 25 ne avessi avuti 18 sarebbe stato molto meglio in quel caso. Però vabbè, pareri personali. Quindi non ho capito, che devo fare? Devo andarmene? Ho capito, mi ho ascoltato tutti. Kirigiri? Ne.
L'unica stanza che è bloccata è il laboratorio di biologia. Aspetta, aspetta, fermi. Che sta, perché sta scoppiando la, il casino in chat. Per me i primi posti sono Anuana, Oregairu, Giorgio. Oddio, Anuana. Guarda, Anuana, primo posto. Non saprei. Penso ci siano dei sentimentali migliori di Anuana. Tipo Your Lie in April. Però vabbè, comunque Anuana tratta anche, cioè anche quello è bellissimo, per carità. Vabbè, posso andarmene, devo parlare ancora con tutti. Che cazzo devo parlare? Fukawa ha parlato, Asahina ha parlato. Che cazzo manca? Ah, è certo, devo parlare ancora con Akakure. Mi devi dire le altre tre cose, ovvio. Devo parlare del pollaio. Fermi, di che sta a parlare? Rainbow Erased? Sì, quella assolutamente, stavo dicendo. Andrea, come se seguissi la moda, dite sempre così ma non argomentate. Di che stai parlando, Just Art? Cos'è che non argomentiamo? La seconda stagione è carina, non è paragonabile alla prima, però rimane lo stesso molto carina, soprattutto il secondo arco narrativo. Alice Zession invece è semplicemente stupendo. Mushishi non l'ho visto, me l'hanno parlato ma non l'ho visto. Allora, la seconda stagione è carina. Guardate, raga, S.A.O. Aspetta, che sta dicendo? Alleviamolo insieme e poi rendiamo le pollo fritto. Quando Asahina fa queste facce mi fa morire. Me la vorrei proprio abbracciare quando fa queste facce. Non sono buone anche alla griglia, dovremmo mangiarle. Ci sono, mangiamole crude? Eh? No? No? Ah no, stavo dicendo, riguardo S.A.O. Vabbè, già ho detto cosa ne penso in realtà, ma... Penso che, ho detto, Alice Zession non sia niente in confronto a... Cioè che le prime stagioni non sono niente in confronto alla Zession. Cioè a me di S.A.O. mi è piaciuta la prima parte della prima stagione, la parte finale della seconda stagione e alla Zession. Tutta la seconda parte della seconda stagione e tutta la prima parte della seconda stagione. Cioè no, a me non mi sono piaciuto per niente. Però vabbè, ovviamente pure lì sempre il solito discorso, sono gusti. Ecco, che cos'è questo piccone con la frase Crazy Diamond? No, ma sai che è, Rindo Kobayashi? È che non possono essere tutti impegnativi gli anime, non possono essere tutti seri. Io adoro gli anime seri, cioè io un anime non riesco a appassionarmi di un anime a meno che non è serio, tranne rare occasioni, ma è un bene che ci siano anche gli anime cazzoni, anche gli anime pieni di fanservice, perché dopo che me ne sono visti 10 di anime seri, ho voglia di vedermi qualcosa col fanservice, ho voglia di vedermi qualcosa che fa ridere, qualcosa di trash, per cambiare proprio così, per... drammatizzare. Quindi cioè è possibile che tra 5-6 anime mi verrà voglia di vedermi, oddio, verrà voglia è un parolone, ma potrebbe non farmi così schifo vedermi qualche episodio di Data Live. Poi purtroppo dura poco, perché dopo che vedo qualche episodio di un anime con una trama insensata che si basa tutto sul fanservice, dopo che ho visto uno o due episodi mi annoio a morte. Però ogni tanto, per variare, ci sta. Ah, era la giacca di Ovada. La scritta Crazy Diamond era sulla giacca di Ovada. Interessante. Magari Wada si è infiltrato nel capanno e l'ha incisa lui. Magari apparteneva a Tomato, magari Crazy Diamond è semplicemente una marca di qualche tipo. Abbiamo ottenuto l'accesso al quinto piano solo oggi. Vabbè, perché ragazzi, a sto punto voglio parlare di anime capolavori. Fate. La serie Fate è una di quelle serie che ha un botto di episodi e che comunque riesce a mantenersi altissima in ogni stagione. Riesce a mantenere un livello veramente altissimo. Quella è una serie che ha tanti episodi che, porca troia, quella poco ti fa veramente venire. Cioè, quella è una bella serie. Cioè, ci stanno gli anime che hanno poche puntate, come Death Parade, come Erased, come Odio Rainbow, ce n'ha 25, vabbè, ma... Quegli anime lì, diciamo che in poche puntate riescono a essere dei capolavori. E poi ci stanno serie come Fate, che ne hanno tantissime, bellissimo. Anche, vabbè, con DS e Death Note. Oddio, parliamo di altre cose. Faremo dei cerchi nel grano. Useremo il tuo serbo per fare dei cerchi nel grano. Akakure, che cosa ti sei pippato? E li chiameremo? Come ha fatto Akakure a diventare così? Non lo so, Asahina, me lo chiedo pure io. Per favore, abbandonatelo Akakure, cioè datelo in pasto a Monokuma. La prima volta che l'ho incontrato non era ridotto così. A quel tempo il mio personaggio non era ancora definito. Oddio, perché esisti Akakure?
perché esisti. E con questo direi che tutti hanno dato i loro resoconti. E ora free time. Cercheremo di ottenere le mutandine di Kirigiri, magari. Storia neve. E poi far no, veramente voglio vedere. Raga, io il motivo per cui ho iniziato il gioco di Danganronpa è per vedere le mutandine di Kirigiri. Basta. Da quando me l'ha detto Veronica, quello è l'obiettivo principale. Non è far sopravvivere tutti, è di vedere quelle cazzo di mutandine. Cioè, proprio. Non so perché hanno messo un easter egg del genere. Non so perché hanno messo una cosa del genere, ma un obiettivo del genere, ma. Ce la devo fare, basta, ce la devo assolutamente fare. Ah, sulla vera identità di Kyoko Kirigiri? Che? Che cosa, perché? Mo abbiamo tirato in ballo Kirigiri? Che vuol dire la vera identità? Ed esattamente, chi è? È vero, raga, chi è Kyoko Kirigiri? Non ha manco detto che super liceale è, anche se in realtà ve l'ho già spoilerato, vabbè, scusatemi. La serie è la super nuotatrice liceale, che pure il super chiaroveggente, Neki il super fortunato. In realtà più super sfortunato, però. Aspetta, quale anime fantasy psicologico ti stai parlando? Boh, non so di che parli. Dimmi, già start, anime fantasy psicologico che ha 8,4 su 8,7 su MAL. Di quale anime stai parlando? Ah, se ne va Igliet? No, boh, non lo so. Non mi piace molto parlare di sé, ma infatti dopo che siamo rimasti in 6 forse sarebbe ora di aprirsi un po' di più. Il finale di Death Raid mi ha lasciato con l'amaro in bocca. Ci sta. Ci sta, raga. Non avrei chiesto per un finale diverso in Death Raid. Non mi dispiace così. Cioè sono uno di quei finali tipo Death Note, raga. Death Note non può non finire così. Non può non morire Light, è impensabile. È perfetto così com'è, non deve essere cambiato. Ah, Kirigiri non vuole di. Ah, non ha detto non voglio, ma non posso. Quindi non può dire chi è. Come mai ogni volta tutti sti segreti? Death Raid ha un film. Oddio, in realtà sapevo di una serie OVA, Death Billiards, che ancora non ho visto, ma di film non ne sapevo niente. Vabbè, Charlotte. Raga, facciamo così. A me mi è venuta un'idea. Facciamo una live incentrata unicamente. Un podcast. O comunque un just chatting. Ecco, un vero just chatting. Lo famo? Una volta di queste? Cioè, una live in cui io arrivo in live e parliamo. Parliamo magari con un ospite. Parliamo e basta. Parliamo di qualunque argomento più disparato proprio. Di tutti gli anime, waifu, opening, ending, brani preferiti, cantanti preferiti, cosa ci aspettiamo, cose, di tutto, parliamo tutto inerente a tutto, diciamo. Ci starebbe magari una volta al mese, per dirvi, così come format, diciamo. Cioè, vi immaginate una live così con Gaspa? Non finisce più, non finisce proprio più. Cioè, madonna, che figo. No, magari ci starebbe, ditemi se vi piace una cosa del genere. Magari una live in cui metto. Cioè, sì, così metto un bello wallpaper in sottofondo con lo sfondo e parliamo. Che ha intenzione di farmi? Torturarmi? Non sarei mai mato di tanto selvaggio. Semplicemente limiterò i tuoi movimenti, così non potrei fare nulla di sospetto. Quindi Togami non si fida più di lei. Quindi niente, raga, io mo non leggerò più i messaggi perché non voglio dilungarmi su altre cose. Voglio concentrarmi su Danganronpa perché appunto è una live su Danganronpa. Quindi parliamo di Danganronpa. Però magari questa idea, fatemi sapere che ne pensate. Era una JoJo reference, Crazy Diamond, ok. Dammi la chiave della tua camera, ma perché? Perché dovrebbe dargli la chiave della camera? appunto, quella cosa di cui ti stavo dicendo io, Marcus. Konosuba è proprio quell'anime che vedi per staccare. Però vabbè, Konosuba, c'ho veramente un amore verso Konosuba, è bellissimo. Eva? Attenzione, gliela dà la chiave. No, gli dà la chiave. Non si decide a parlare. Si avvicinò a Togami senza dire una parola, poi gli consegnò la chiave. Non vuole parlare. Masaka. Non vuole proprio parlare, Kirigiri. Oddio, regà, perché state scrivendo così tanto? Vabbè, regà, basta. Finisco di parlare, leggo tutti i messaggi dal primo all'ultimo che avete scritto. E poi concludiamo qui con la parentesi anime o altro tipo. Ora. Finisco un attimo questa parte qui, poi mi leggo tutti i messaggi che mi sono lasciato in sospeso e
vi dico insomma cosa ne penso e poi basta. Poi parlo solo di Danganronpa, non li leggo più. Cioè, se volete ovviamente continuare a parlare nei commenti, in chat. Ma infatti è strano che Kirigiri si fidi così a dare una chiave. Dare la chiave del suo appartamento, cioè potrebbe succedere di tutto. Puoi realmente dire con certezza che tutto ciò che succede qui dentro sia negativo? In che senso? Dice che tutto, non tutto quello che viene, che succede dentro questa accademia è negativo. Non preoccupatevi, non ho intenzione di intralciarvi. E quelle furono le sue ultime parole. Ok, quindi Kirigiri se n'è andata. La mensa cadde in un silenzio tombale. L'unico suono che si udì fu quello della porta e Kirigiri si chiuse dietro. Dove vado da te? Forse gli ha dato fastidio che la gente non si fida di lei. Sì. Fugawa, muori. Devi morire. Che schifo che mi fai. Ah, mare. Taci, Fugawa. Esattamente. Poi. Fai ancora troppo rumore, riesco a sentire il tuo il tuo respiro e il battito del tuo cuore. No, Tokame mi sta simpatico, sinceramente. Tokame mi sta simpatico in questi casi. Quando se la prende con quella troia di Fugawa. Che ha intenzione di fare Kirigiri? E questa situazione, esattamente la stessa, è proprio quando tutti si sono messi contro Ogami. E infatti, quando tutti si sono messi contro Ogami, alla fine Ogami si è suicidata. Speriamo magari non succederà la stessa cosa con Kirigiri. Cioè, che succede? Oh? Asahina, calma, calma. Che succede? Guardate là. Ecco Monokuma. Da quanto tempo sei lì? Sono molto, ma molto arrabbiato. Perché? Per cosa? Un ladro. Mi vuole dirvelo, ma uno di voi è un ladro. In che senso? Chi lo ha rubato? Chi ha rubato il mio tesoro? Le reference, quelle belle. Il tuo tesoro? Il prof Monokuma si fidava di voi bastardi. Eppure voi bastardi avete dato la mia fiducia. Viviamo proprio in un mondo pieno di frustrazioni. Mi fa venire voglia di fuggire dal mondo reale. Cos'è questo tesoro di cui parli? Silenzio. Vi auguro che finiate per non trovare mai lavoro e che siate immersi nei debiti fino al collo. Dove vado da me? Ed ecco che è sparito. A cosa si riferiva? Bella domanda. Ha detto che qualcuno ha rubato il suo tesoro. Qualcuno ne sa qualcosa? Probabilmente è opera di Kyoko Kirigiri. È probabile. Avrà scoperto qualcosa che il burattinaio non voleva che scoprisse. Cosa ha rubato e perché? Che è periodo notturno? Mi sa di sì, sai? Eh sì. Sono le 22, ok. Si va a dormire. Il periodo notturno è ora in vigore. Il problema è che mo Kirigiri ha la porta della sua stanza, cioè ha le chiavi nelle mani di Togami. Cioè non può chiudere a chiave la sua stanza. È greve, raga, eh. Greve. Madonna, l'allergia. Vabbè, dai, parliamone domani. Sperando non succeda niente di brutto. Né a Kirigiri, né agli altri. Ritiriamoci allora, tornate alle vostre stanze. Ok. Così lasciamo la mensa e torniamo alle nostre rispettive stanze. Ah già, farei meglio a mettere quel coltello che ho ricevuto da Fugawa a posto, decisamente, nel cassetto. Va bene. Comunque mi chiedo se Kirigiri se la caverà. Cosa farà visto che non può entrare nella mia nella sua stanza? No, nella mia stanza può entrare, eh? Se si sente, se ha paura, se pensa di non essere al sicuro, la mia stanza e il mio letto è sempre disponibile per Kirigiri. Io fossi neghi glielo andrei a dire. Vabbè raga, prima di continuare, allora, leggo un attimo i messaggi, proprio due secondi. Allora, vediamo un po' cosa ne pensate, no? Perché veramente, minchia che starnuto 3.0. No raga, io ho lo starnuto come mio padre, degli starnuti assurdi faccio. Allora. Stavo dicendo, leggo un attimo i messaggi e vi dico cosa ne penso di quelle cose di cui stavamo parlando prima. E ok, vediamo un po' il messaggio chilometrico di Andrea. Oh, eccolo qua. Aspetta, no. Ma ragazzo, era il tuo messaggio chilometrico? Oggettivo vuol dire... ok, perfetto. Allora,
Andrea J dice: Just Dart, oggettivo dal mio punto di vista vuol dire, ah no, Seatore GDR perché non, mai non dovrei, fermi, che cazzo stai a dire Andrea? Seatore GDR perché non dovrei adorare SAO? Se è una passione per la realtà virtuale perché non dovrebbe piacermi SAO? Se è una passione per le lette di Asura perché non dovrebbe piacermi SAO? Mi sembra giusto Andrea, buona argomentazione. Non dobbiamo dimenticare neanche anime vecchio, Cowboy Bebop e Trigun. Non li ho visti, li recupererò. Mi faccio schifo da solo per non averli ancora visti. E Jojo Reference, ok. Konosuba l'ho già letto. Oh, eccolo qua. Oggettivo nel dire che so riconoscere i difetti dell'opera, ne ha veramente tantissimi. Voti di drama, fanservice inutile, alcuni personaggi piatti. Ma nonostante sia consapevole di ciò, lo ritengo comunque l'anime che mi ha fatto emozionare di più. Vuoi chiamarla pazza, chiamala come vuoi, ma l'argomento. Ma io argomento le cose che adoro. E io posso fare questo stesso discorso paragonando la cosa che prova Andrea per SAO con la cosa che provo io con ReZero. Stessa identica cosa. ReZero ha molti difetti, ha molti problemi, ma io lo adoro in qualunque cosa succeda. E sono sicuro che nelle prossime stagioni, se continuerà, tutti i difetti che abbiamo visto nella prima stagione scompariranno totalmente. Io, raga, io lo dirò sempre, non sono sicuro di questa cosa, cioè non è che lo dico perché mi piace, ma se faranno una seconda stagione sarà un cazzo di capolavoro, sia oggettivamente che soggettivamente per quanto mi riguarda. Ale, perché giochi Danganronpa? Per le mutande di Kirikiri, ovvio, eh sì. Spoiler, ma che vuol dire spoiler? Ma che spoiler ho fatto? Ma l'ha detto Veronica di Kirikiri, delle mutande, oh, ma che sta a dire, raga? Non ho capito, perché mi incolpate a caso? Si parte con Fate alle 21 e si finisce alle 5 con Fate. Probabile. Se faccio una live con Ga... No. Si parte alle 21 con Fate, si finisce alle 5 di mattina con ReZero. Semmai questa è la cosa che succede se faccio una live just chatting con Gaspa. Periodo notturno uguale seghe, eh sì. Ah, ok, no, perfetto. Ho letto tutto quello che dovevo leggere, anzi. Non dovevo... No, pensavo aveste scritto più cose. Perfetto, raga. Ora non parliamo più di SAO. Cioè, io non le leggo più i messaggi. Ora mi concentro unicamente su Danganronpa. Vai. Continuiamo allora il gioco. Allora. Hanno suonato di nuovo il campanello. Raga. Forse è Kirikiri, eh. Forse ci ha sentito. Forse ci viene a fare compagnia. Chi lo sa. Apri gli occhi e mi resi conto di aver preso sonno. Ma cosa più importante... Qualcuno ha suonato il campanello, esattamente. Chi sarà mai? Eccola Kirikiri, ve l'ho detto raga, ve l'ho detto. Kirikiri. No. Ti aspetto nello spogliatoio. Interessante. Aspetta Kirikiri, ogni volta mi ci dice cosa deve fare. Kirikiri svanì nel corridoio senza aver ascoltato la mia richiesta. Ci siamo appena ripromessi di non lasciare nella nostra stanza di notte. Ma non posso nemmeno non andare. Ovviamente se Kirikiri ti invita nello spogliatoio non puoi dire di no. Dicci tutto Kirikiri. No. Scusami per averti chiamato a un orario simile. Non preoccuparti, ormai ci sono abituato. Già. Arriviamo subito al punto. Si tratta di qualcosa di cui non puoi parlare davanti alle telecamere di sicurezza. Eh sì, penso proprio di sì. Ecco, questa cosa mi interessa. Cos'è che ha rubato a Monokuma Kirikiri? Ha fatto un sacco di casino a riguardo, qualcosa su un tesoro che era stato rubato. Sei stato tu, Kirikiri, vero? Fatemi controllare una cosa. Ok. Hai una lista su Mal? Sì, ho una lista su... No, non su Mal, su Anilist, ve la passo. Mezzo... Aspetta, secondo, ve la passo. Se la volete visionare, tanto la aggiorno praticamente... giornalmente, quindi potreste pure rimanere, cioè vedere, insomma, stalkerarmi se volete al riguardo. Eccola qua la mia lista. Veramente ve la linko in chat. Ok, andiamo avanti. Quindi cos'è che ha rubato Kirikiri? Sì, sono stata io. Ma cos'è che ha preso? Una chiave. Interessante. Sarà la chiave dell'aula al quinto piano? Sarà la chiave dell'ufficio del preside? Aveva una testa di Monokuma a un'estremità. Non avevo mai visto una chiave del genere. Sarà di sicuro importante. Soreva. L'ho presa dall'ufficio del preside. Aspetta, come ho fatto a entrare nell'ufficio del preside? Credevo che la porta fosse chiusa a chiave. Ah, la serratura è stata rotta, no? Che ha scassinato la... So.
origami. Prima di morire ha rotto la serratura. Grande Sakura. Grande, grande. Ricordi la sua lettera d'addio dove ha scritto: già sparato il primo colpo e porterà la tua rovina? Sì. Ha sfondato la porta dell'ufficio del preside per, no, per loro. Ovviamente, vabbè, per Ogami penso con un mignolo l'avrà sfondata una porta del genere. Non sarà stato niente per lei. Ha infranto le regole della scuola per noi. Eh già, ha dato il colpo di grazia all'accademia dopo aver deciso il suo destino. Ah, è certo, ecco perché ci ha chiesto di uscire l'altra volta, perché mentre Monokuma era occupato con noi, lei era andata nell'ufficio del preside, ovvio. So. Così avresti attirato l'attenzione di Monokuma. Quindi oltre a trovare questa chiave, nell'ufficio del preside ha anche scoperto il nome della 16ª studentessa. Molto utile, direi che Sakura... La 16ª studentessa, sì, direi che Sakura ha fatto il suo dovere. Super disperazione liceale. Ah, e ciao anche a Luca Koma, benvenuto in live. Ho trovato un documento su di lei. Mamoguri Kusaba è pericolosa. È possibile che sia lei il burattinaio? Attenzione! Attenzione, la 16ª studentessa. Ma il telegono non disse che c'era una probabilità molto alta che il preside potesse essere il burattinaio? Ah no, il preside non è il burattinaio. E come mai lo dice così apertamente? Non ho alcun dubbio, anche se non ho prove certe. Non ha alcuna prova, ma lo afferma comunque. Non è da Kirigiri. Ma sorprendo che il burattinaio non sia il preside... Questo significa che lui o lei è Moguri Kusaba. Potrebbe essere. Abbiamo finalmente messo le mani su qualcosa di grosso. Non possiamo farci sfuggire questa opportunità. Tu distrarrai Monokuma mentre cercherò di scoprirlo? Attenzione! Me la ricordo questa scena. Hai intenzione di trovarti da qualche altra parte? È troppo pericoloso. E poi anche se riuscissi a distrarre Monokuma, nessuno ci assicura che sia solo un burattinaio. Esattamente. Se ci fossero più burattinai a tenerci d'occhio. Non sono stata scoperta ieri notte, giusto? Potrebbe essere stata solo una coincidenza. È possibile che il burattinaio non possa osservarci e controllare Monokuma allo stesso tempo. Ecco perché la scorsa notte è andata bene. Me la ricordo sta scena perché ci sta Naegi che parla di stronzate con Monokuma. Mi fa tagliare. Mi fa proprio tagliare. Lo chiama e gli inizia a dire stronzate per tenerlo occupato. E Monokuma gli dice tipo: ma che cazzo stai dicendo, Naegi? Ma che vuoi da me? Almeno mi pare di ricordare così dall'anime. Se è vero che il burattinaio non può controllare Monokuma e osservarci allo stesso tempo, allora questo ci darebbe una possibilità. Troppo pericoloso, pensa a quello che succederebbe se non funzionasse. Kirigiri farebbe una brutta fine. Nande? Non dovrebbe essere un problema, ricorda. È permesso investigare liberamente all'interno dell'accademia, quindi in teoria non dovrebbe succedere niente. No, ma che spoiler, raga, ma che spoiler. Non è uno spoiler, magari mi ricordo male io, dai. Potrebbe ucciderci tutti senza battere ciglio. In teoria potrebbe farlo, effettivamente. Ciao anche a Mago Nero, benvenuto anche a te in live. Bella domanda, se il piano fallisse potremmo scoprire anche quello. Sì, se ci uccide o no. Se le cose si mettono male, il burattinaio infrangerà le sue stesse regole o le rispetterà fino alla fine? Interessante. Se vogliamo ottenere qualcosa, il rischio è inevitabile. Mi sembra giusto. In quel momento finalmente mi resi conto che non c'era una traccia di tristezza o paura nei suoi occhi. Piuttosto, i suoi occhi erano fissi su un nemico, un mistero che era necessario svelare. E stava sorridendo. Basta Kirigiri, best waifu. Non cambierò idea, non ne ho alcuna intenzione. Kirigiri frugò nella tasca sul
petto e mi diede. Ah, una lettera. Eh? Potresti considerarla una dichiarazione delle mie volontà. Non aprirla, aprila solo se mi dovesse accadere qualcosa. Cos'è questa death flag? Cos'è questa cosa? Demo. Perché ho un brutto presentimento? È solo per precauzione, anche se mi accadesse qualcosa, non intendo morire senza combattere. Ne. Per favore, voglio che la tenga tu. Bene, la prenderò, ma quando tutto questo sarà finito te la restituirò, è la mia parola. Ne. Un'ultima cosa. Vorrei che tu non dicessi nulla agli altri, almeno per ora. Perché sarebbe più difficile... nascondere al burattinaio, sì. Penso di sì. Sempre misteriosa, Kirigiri. Non posso lasciar perdere facilmente una cosa del genere. Va bene, dai, distraiamo Monokuma. Mo mi taglio, raga, mo mi taglio, schifo. Devo solo distrarre Monokuma per un po', ok, ci proverò. Io vado, buona fortuna. Si congedò con parole di commiato brusche e fredde, come suo solito. Andò via con un passo rapido e determinato. L'unica cosa che era cambiata era la sensazione di incertezza che riempiva il mio petto mentre la guardavo allontanarsi. Sarà forse l'ultima volta che vedremo Kirigiri? No, se la caverà, sono sicuro che se la caverà. Voglio dire, si tratta di Kirigiri, dopo tutto. Mormorai a me stesso cercando di scaricare un po' di tensione. E poi mi misi al lavoro. Ok, Monokuma! Iniziamo. Monokuma, mi stai osservando, vero? Voglio parlare con te, fatti vedere. Pochi istanti dopo... Ta-da! Monokuma Tojo Dayo! Beh, questo sì che è un evento raro, non mi chiami mai di tua spontanea volontà, Naegi. Ne. Comunque... Che c'è? Allora, che state facendo tu e Kirigiri da soli nel bagno nel cuore della notte, chissà. Le cose stavano iniziando a farsi bollenti. Bollenti, umide, poi rimosso per rispettare le norme del sistema di classificazione. Dai, ma perché ste cose? Ma perché? Ho ragione? È un segreto, quindi, uffa. Va bene, comunque, a differenza tua, Neki, non mi interessa ciò che avviene nel bagno. Niente roba a luci rosse per me, la mia vita da grande fratello è retta e pulita. E questo è il motivo per cui non ci sono telecamere nel bagno? Bingo! Scommetto che il vero motivo per cui non le hai installate è perché altrimenti il vapore avrebbe appannato le lenti. Ci è rimasto secco. Ho fatto io bingo stavolta. Comunque, che diavolo vuoi? Perché mi hai fatto venire fin qui? Beh, c'è qualcosa che vorrei sapere. Vuoi sapere se sono un orsetto o un'orsetta? No, non ci tengo. Gli orsi non hanno sesso. What? In realtà ce l'hanno, infatti. Davvero? Allora cosa sono io? Sei non lo so, un essere alieno. Se ci penso troppo mi deprimerò. Cosa volevi chiedermi, Naegi? Oh beh, quello che hai detto prima, se qualcuno. Sul fatto che qualcuno avesse rubato il tuo tesoro. Che cosa ti hanno rubato di preciso? Non lo dirà mai. Spero di aver capito male. Mi hai fatto venire fin qui solo per chiedermi questo? Sono scioccato, shock a 100 megavolt. Domande del cazzo. Non hai nulla di più importante da chiedermi, tipo come improcuro il miele o cosa faccio quando sono in calore. Vabbè. Ti prego, io gli voglio chiedere come si procura il miele. Voglio chiederglielo. Sono curioso. Incredibile, tutti gli adolescenti sono così pallosi come te. Bene, te lo dirò, così non sarò venuto fin qui per nulla. Una chiave e... Cosa? Una chiave e... Sei contento? Una chiave e... Usa la testa, se ti fai non te lo dico. Mi piacerebbe sapere cosa ti passa per la testa quando hai pensato di chiamarmi nel cuore della notte per questo. La prossima volta mi fai perdere tempo chiedendomi qualcosa così stupido, ti aprirò il cranio e lo vedrò da me. Che cazzo? Ah ok, no, mi pensavo fosse una cosa un po' più stupida, però vabbè, alla fine mi ha fatto tagliare lo stesso la conversazione tra Neki e Monokuma. Dovrei averlo distratto a sufficienza. Non ho nulla di cui preoccuparmi, si tratta di Kirigiri, giusto?
Tornare alla mia stanza e mi addormentai seduta stante per provare a fuggire dalla mia persistente inquietudine. Atto 16, dai, infatti mi mancava il teatrino di Monokuma. Mi è un po' che stronzata spara questa volta. Questo gioco è offerto da Spike Chunsoft. Ah, fine così? Fermi. Che cazzo? Regà? Cosa sto vedendo? Oddio, perché c'è una Sakura incazzata nera con due spadoni in mano che Ma che cazzo? No, regà, sta cosa non l'avevo mai vista, sono scioccato. No! Ma cosa? Perché c'è un Monokuma gigante? Sakura Revenge, il gioco che il mondo stava aspettando. Purtroppo il progetto è stato cancellato. Ma chi lo sa, magari se abbastanza gente comprasse Danganronpa. Quindi comprate tante copie del gioco per i vostri amici. No! Volevo leggere tutto. Atto 16. Sakura Revenge. Cosa? Questo gioco fissimo è stato cancellato nel corso dello sviluppo? Ma lo riprenderanno se Danganronpa avrà delle buone vendite? Quindi mi raccomando, raga, comprate tutti Danganronpa come ho fatto io. Supportate il franchise, supportate la Spike Chunsoft che si è fatta i miliardi con Danganronpa, veramente. Si è fatta proprio i miliardi. Allora farete meglio a considerare questo gioco anche ai vostri amici, no? Questa è stata un'operazione di marketing veramente azzeccata. Un applauso alla Spike Chunsoft, non mi aspettavo una cosa del genere. Che è mattina? Sì. Dai, voglio il free time, voglio. Ah, ciao anche a Giussi Bonamonte, benvenuto in live. Tanto per il momento, guarda, è successo, ma manco troppo, dai. Rendiamo questo giorno il migliore che ci possa essere, come al solito, del resto, come al solito. Vai, un altro giorno pieno di free time, pieno di appuntamenti. E magari pieno di mutandine di ieri, magari. Sei riuscito a sbloccare una scena extra? Sì, fiero di te. Davvero? Ho sbloccato una scena extra? Troppo forte, cazzo. Troppo forte. Strano che non ho sbloccato un bad ending. Oh, mi meraviglia veramente sta cosa. E niente, Kirigiri non c'è. Sei in ritardo di un minuto rispetto all'orario di incontro stabilito. Dove cazzo è Kirigiri? Oggi sembri più un calore del solito. Sì, non lo so, raga, oggi sto impresa bene, sto. Non so perché. Nonostante tipo stavo, raga, prima di essere live veramente ero collassato, collassato proprio. Mi sono alle 6 di pomeriggio mi sono steso sul letto. Mi sono risvegliato alle 7. Stavo in coma, stavo veramente in coma. Quindi boh, ho detto no, ma come faccio a fare la live? Non ci capirò un cazzo. Invece niente, mi sono fatto una bella tazza di fiocchi con latte. Perché sì, la mia cena è stata una tazza di fiocchi con latte. E poi sono ripartito più carico che mai. Ma che sono fatto? Cosa? Non mi sono fatto niente, raga. Mi sono fatto una tazza di fiocchi con latte. Quello. Drogato, sì, mi faccio. Mi inietto i fiocchi in vena. I Kellogg's in vena. Se dicessi altre sconcezze, senti libero di ficcarmi spazzatura in bocca. Secondo me Fukawa vorrebbe qualcos'altro in bocca. Ok. Non riesco proprio a immaginarmi Fukawa che faccia. No, non immaginiamoci Fukawa, per favore. Pensiamo alla Saina, E dov'è Kirigiri? Non l'ho proprio vista oggi. Cosa c'era in quei fiocchi? Preso bene come quando giocavo a Pocket Mirror. Sì, esattamente. Mi dà le stesse sensazioni che provavo quando giocavo a quel gioco di merda. Dopo quello che è successo ieri, forse si è arrabbiata per qualcun motivo, non verrà. Spero che sia così. Dove si è cacciata quella ragazza e che sta facendo? Non può nemmeno entrare nella sua stanza. Ah, è vero, quindi non è tornata nella sua stanza, Kirigiri. Che succede? Voi bastardi sta cercando Kirigiri?
Ma infatti io, regà, ora che ci penso, Andrea c'ha ragione, ma loro indossano sempre gli stessi vestiti. Ma si laveranno mai? Non ho mai visto Neki fare una doccia, cazzo. Porca troia. Che, sa dove si trova Kirikiri? Nanda. Sei qui proprio perché non lo sai. E di conseguenza cerchi informazioni da noi, mi sembra giusto. Aspetta, sai che... Non è odioso quando chiedete a qualcuno del suo manga preferito e lui ti cita una serie sconosciuta? Parecchio odioso, parecchio odioso. La tua strategia di cambiare discorso è fin troppo ovvia. Madonna, Morokuma che parla di manga. Ad ogni modo, non c'è dubbio, Morokuma non sa davvero nulla. Questo significa che il piano di stanotte ha funzionato, quindi Kirikiri è riuscito ad introdursi da qualche parte. No. Possibile burattinaio, non posso osservarci e controllare Monokuma allo stesso tempo. Quindi in teoria c'è un solo burattinaio. Cioè l'opzione dei vari burattinai è stata scartata. Avete qualche idea? Nell'anime si vede mentre fa la doccia se sei interessato. Se no, da Eggy non me ne frega assolutamente un cazzo. Se si fanno vedere Kirikiri o Asaina potrei considerare un rewatch completo della serie di Danganronpa, quello potrei farlo, effettivamente. Non me ne importa più nulla, ciao ciao, sì, ciao Monokuma, è stato un piacere. Dopo che Monokuma andò via, ci scambiamo tutti degli sguardi. Quindi che fine ha fatto Kirikiri? Ma infatti, come dovremmo trovare Kirikiri se manco Monokuma che ha tutte le telecamere del posto riesce a trovare? Oddio, non è che è scappata, raga? Non è che è uscita? Con tutta probabilità Kirikiri ha usato quella chiave da sgattaiolata da qualche parte. Immaginate, raga, se quella chiave era la chiave per uscire, Kirikiri se n'è andata, ci ha lasciato nella merda. Ma la domanda è, dove? Pensavo che Morokuma sorvegliasse ogni luogo di questa scuola. Infatti sì. Mentre facevamo colazione ci scambiamo un'ipotesi su dove potesse essere Kirikiri. E poi tornavamo nelle nostre stanze. Dai, se non c'è Kirikiri con chi lo devo passare il free time? No. Immagino si tratti soltanto di mancanza di sonno. Ok, regà. Perfetto, come al solito andiamo a fare dei regali. Le regali alle nostre waifu. Cazzo, mi sono dimenticato di taggare le anime. Non leggerò mai il dissing. No, ma guarda, anche ora che mi hai taggato non lo leggerò. Così ti do fastidio, perché so che già che è inerente a qualcosa di Sayaka, quindi non lo leggerò solo per darti fastidio. Oh, il negozio scolastico. Ma che free time con Genosider, regà? Io punto tutto su Asaina. Lasciate sta, altro che Genosider. No, perché... Ah, ma ogni volta trova le monetine in questo posto. Fai un tentativo. Allora, raga, mo faccio come mi avete detto voi, ovvero inizio a usare una sola moneta. Oh, vabbè. Una sola moneta inizio a usare. Così proprio, a manetta. Una moneta alla volta. Vabbè, poi finché trovo... Oh, addirittura? No, niente. Vabbè, dai, rifare un po' di spacchettamenti in live. Lo faccio per voi, come dicevo. Ammazza, un'altra cosa nuova. Più grande spacchettamento di YouTube Italia. 151 monetine di Monokuma nella macchina Mono. Sì, raga, ma chi vi porta certi gameplay? Chi vi porta certe cose così intrattenenti, dai? Ammettetelo. Beh, raga, ma a sto punto infatti potrei continuare pure con una monetina alla volta. Finché trovo roba. Cioè, finché trovo roba interessante. Guardate, sto continuando a trovare roba nuova. Oh, io continuo con una monetina. Vai, roba nuova. Che fortuna.
Raga, arriviamo, famo altri 6 giri e poi basta. Tanto ho trovato già un bouquet di fiori da regalare alla seconda best waifu, a Saina, quindi andiamo così per ora. Spacchettamento epico. Paracadute sulle spalle, let's go. Anzi, no, 140. Oh, merda. Ok. 140 è una cifra un po' di merda. Devi arrivare a... Oddio, però altri 10 così. Vabbè, provo a spacchettare fino a che c'ho voglia. Leggi sopra. Cosa? Riferimento a quell'essere. Ah, trovo il pene di Sakura in un pack, non è uno scherzo. Madonna. Madonna, quanta roba sto trovando. Ma infatti, raga, ma perché ero così ritardato? E perché mi ha trovato tre oggetti di fila? Ma perché ero così ritardato che volevo far arrivare la percentuale a zero? Quando guardate quanta roba sto trovando, cioè, anche roba nuova, semplicemente con il 38% di possibilità. È arrivato a 135, infatti ha ragione Matteo Buono. Multiplo di 5, numero ne. Che fortuna, quanto siamo fortunati oggi. Madonna, è la quinta volta che mi capita, che fortuna, e che cazzo. Vai, ultimi tre, basta. Ultimi tre, uno. Arriviamo a 135. Tanto ho trovato una fracca di oggetti, quindi sto a posto così. Perfetto, ora andiamo a cercare Asaina. Vai. No, no, 130 no, dai. Allora, dove sarà mai Saina? Saranno di sicuro all'ultimo piano, come al solito. Ogni volta stanno sempre all'ultimo piano. Ora se riuscì a trovare la frusta e potevi regalare a Seles. Ma tu non gli avrei dato lo stesso a quella puttana. Ma chi la vuole, Seles? Tanto è morta male. Stanno le scale ogni volta. Non di qua. Ok. Ok, ecco l'ultimo piano. Per fortuna mi sono ricordato a Mago Nero. Non so chi che ogni volta si trova nell'ultimo piano. Sennò come un coglione anche stavolta avrei controllato ogni singolo piano. Eccoli qua, infatti. Tanto Kirigiri non la troveremo mai. Andiamo subito da Asaina, si trova nel dojo. Ecco qua il dojo. Dove cavolo stava? Oh, ecco qua. Ah, eccolo qui. Mi domandavo dove stesse. Quando le cose si fanno dure, persevera e basta. Persevera, persevera. Sono parole del maratoneta Samuel Wanjiru. Però anche la perseveranza ha un limite. Cosa dovrei fare? Chiedo a Saina di fare un giro con me? Certo. Chiedici di fare qualcosa di diverso. E per qualcosa di diverso intendo ovviamente una nuotata in piscina. Ottima, ottima idea, Saina. Ottima idea. Dire che una nuotata in piscina con la Saina ci sta. Ci sta, ci sta. Peccato che non ci fanno vedere un cazzo. Certo, voglio fare un regalo. Allora. Ci starebbe da regalargli, no, la forcina felina. Ci sarebbe da regalargli o l'anello. No, no. Pantaloni? Che cazzo sono questi? Cos'è che aspetta? Ah, un costume? Sì. Costume femminile da competizione. Subito. Come minimo dopo questo ci devi fare un regalino a Saina, pure te. Non intendevo piacere in quel senso, sì, certo.
Ho fame. Mi chiedo cosa vorrà mai se Asaina. Forse per caso delle ciambelle. Ho bisogno di qualcosa da mangiare, qualunque cosa, anche un pezzo di carta va bene. Che ne dici di altre ciambelle? No, niente ciambelle, sono la mia arma segreta, le mangio solo quando sono assolutamente necessarie. Scoppierei come un pallone da spiaggia se mangiassi costantemente cibo così, con così tante calorie. Beh, ok. Inoltre non voglio mangiare roba dolce oggi. Porca troia, mi ha fatto venire voglia di mangiare qualche snack salato pure a me. Poi dopo lo vado a prendere. Tutto questo non mi ha mangiato il ramen. Chissà com'è. È fantastico. Dagli un booster, esattamente, se proprio vuole, Asaina. Tonkotsu? Che? Come non detto. Aggiungi del lardo e del burro ed è così delizioso che ti si scioglie in bocca. Non so cosa sia il tonkotsu, probabilmente lo possono capire solamente le persone, i giapponesi, appunto. Aspetta, no, devo cercarlo, regà. Un secondo, lo cerco al volo. Lo cerco proprio mezzo secondo, allora. Tonkotsu. Oddio, ma sembra buono il tonkotsu. Che c'ha che non va? È un piatto di ramen. No, mi è venuta la curiosità. Voglio capire che cazzo c'ha sto tonkotsu. Ma com'è fatto? Oh, l'elemento caratterizzante del piatto è il brodo, di colore bianco opaco, ottenuto attraverso un particolare prolungata cottura di ossa di maiale e verdure, che permette l'estrazione di collagene, proteine e grassi. Ah, ecco perché. Il piatto è servito con una pasta al dente in grado di reggere per molto tempo le alte temperature. Vabbè, ma sembra... Oh, ma raga, mi sembra proprio buono sto ramen, cazzo. Porca troia. Comunque, andiamo avanti. Ragazzi, stacco 10 minuti, fra un pochino ritorno e passo al PC. Che? Ah, ok, no, pensavo che si era riferito a me. Va bene, dai, ti aspettiamo dopo. A dopo, Andrea. Sei un ragazzo, non hai bisogno di parlare di calorie. Effettivamente. Hai paura di un po' di ramen? Sei patetico, Neki. Abbiamo finito fuori dai piedi, dimostrerò che non sono patetica come te. Ma che cazzo? Ma perché sei incazzata, Saina? Datti una calmata. Ho voglia di sushi, dice Marcus. Boh, io ora come ora no. Io ora come ora non lo so, avrei voglia di un panino, raga. Un panino tipo del Mac. Porca troia, le patatine. Madonna. Se fossimo nel weekend, raga, uscirei e andrei a prendermelo, cazzo. Però non mi va di uscire, considerando che domani c'ho l'università la mattina. Quando c'è il cibo di mezzo diventa spaventosa. Vabbè, la gela è stata aggiornata. Oh, ho preso l'abilità concentrazione preminente. Dopo aver appreso una preziosa lezione, torno nella mia stanza. Il mio corpo è sempre più pesante e ho i brividi. No, dai, di nuovo tempo... Ah, è vero, il tempo libero c'è per 3 volte. E va bene, raga, direi di parlare ancora con... Ma perché non parliamo con Togami per una volta? Ah, perfetto, ma stanno tutti in questa stanza. Cioè, nel senso, alla fine con Togami non ci abbiamo mai parlato. Però, boh, io direi di persistere con Asaina, dai. Persistiamo con Asaina, non mi frega un cazzo. Oh, o critichi di Asaina ce ne devono dare, mutandine. Quindi, insomma, mo, fammi seri. Una delle due deve cascarci. Alla fine si sta sempre fuori tema della live. Devi davvero fare una live just chatting con Gaspa dove si parla di minchiate. Sì, esattamente, lo farò. Assolutamente lo farò. A scuola di cucina con Reanime, sì. Io non so cucinare assolutamente un cazzo, quindi non è che possiamo parlare tanto di scuola di cucina. A scuola di fast food con Reanime, più che altro, cioè. Passiamo del tempo insieme. Guardate, io so cucinare i pancake. Sì. I pancake mi riescono bene. I pancake alla cioccolata calda e basta. Forse potrei riuscire a fare la pasta aglio e olio. Forse potrei riuscirci, ma non vi assicuro niente, non ci ho mai provato.
Questa è una maglia, non un costume. Diventa trasparente quando è bagnata. Beh. Direi che potremmo fare un tentativo. Ora mi sento davvero imbarazzata, chissà. Sono andato a fare una nuotata veloce con un'imbarazzatissima Saina. E da sera abbiamo legato un po'. Perfetto, io gli regalo il bouquet. Il bouquet. Oddio, le mani reggiseno non penso siano adatte per la Saina. No. Sì, direi, raga, che il mazzo di fiori di ciliegio può andare. Sì, dai, lo apprezzerà di sicuro. Costume rosso, che è? No. Vabbè, andiamo da... Cioè, andiamo, insomma. Andiamo... Dove cazzo sta? E dopo questo, raga, però penso di aver finito le cose da dare a... Ad Asaina, cioè. Vai col bouquet. Non so se Veronica ne ha in mente qualcun'altra. Mi ha reso molto felice, ti ringrazio per l'offerta. Grazie al cielo, sembra essere rimasta soddisfatta. Che sei triste, Saina? Non è la ragazza allegra di sempre, mi chiedo cosa sia successo. Qualcosa non va, Saina? Madonna, raga, ma perché abbiamo parlato di cibo? Sto morendo di fame, mo. Immaginando cosa. Sto ingrassando. No, non parlare di cibo. In effetti, no, dai, ma davvero sta ingrassando. Che vuol dire? Sono così pesante, mi sembra di essere fatta di mattoni. Non ho altra scelta che cambiare archetipo da forte atletica a soffice adorabile. E se continuassi a prendere peso diventando sempre più grassa, ti sentirei così grassa e nessuno vorrebbe sposarmi. Allora diventerò ancora più grossa, così enorme da non riuscire più a camminare e morirò triste e sola. Oh, calma, Saina, calma. Così sola che nessuno si accorgerà della mia morte finché non sarà diventata un cumulo d'ossa. Madonna, che cosa triste, cazzo. Dopo tutto, a prima vista non mi sembri diversa da prima. Bucciardo, sono gonfia come un pomodoro. Rotonda come un pallone da spiaggia. Pensi che sia sexy? Sì. Penso di sì, attenzione, lei che gliel'ha detto. Quindi ho ancora una possibilità? Sì, sono certo che vada bene così come sei. Grazie al cielo sono così sollevata. Ma non posso fermarmi a compiacermi. Ho un annuncio da fare. Da oggi Aoi Asaina è ufficialmente a dieta. Attenzione. Sta a guardare, diventerò così magra e non potrai credere ai tuoi occhi. Spero non diventerai anoressica magari, Asaina. Non esagerare. Niente di quello che dirai mi fermerà. Ho preso una decisione, alla testa dura come un diamante. Andrò a festeggiare con un'ultima scorpacciata di ciambelle. E ovviamente ogni volta la dieta si inizia domani. Anche oggi la dieta si inizia domani. Una dieta potrebbe essere un po' dura per lei. Ho guadagnato un punto abilità. Buono. Dovrei essermi separato da Saina, tornare nella mia stanza per un po'. Ho dei brividi esagerati e ho difficoltà a concentrarmi. Che succede? Non posso continuare così, meglio mettermi a letto. La notte è ancora lontana, sono arrivato al limite delle mie forze. Sprofondai nel letto. E la mia coscienza si spense come una vecchia TV. Ma non si spense del tutto. Una coscienza confusa. Regà, calcolate che sto esplodendo, quindi vado un secondo al bagno e nel mentre magari mi vado a prendere pure qualche snack, che mi è venuta la fame della madonna. Quindi pausa bagno, pausa snack e tornerò a brevissimo.
I see the open. And you know this, please don't lose hope. Try to progress, keep your eye on the scope. For yourself, for do it for your folks. Dedication, that's what it owes. From this day forth, stay uncaused. No despair, gotta have a heart, take no loss. Every step caused, everybody wanna see if you fall off. Keep your eye on the prize. Been through the worst, even tried to decide. No lie, never know what you will find. Gotta believe, let's keep hope alive. Cose. Allora. No, praticamente, sapete cosa mi sono preso? Sto facendo un po' una ciccia, non è proprio una ciccionata, ma una cosa un po' povera e triste. Perché ho una bellissima Coca-Cola in bottiglia di vetro, quella la bottiglia piccoletta che aprirò, mi presto ad aprire ora, perché bere la Coca-Cola dalla bottiglia di vetro, devo dire, quella là tipo dei ristoranti, devo dire che ha quel tocco proprio in più che ti soddisfa proprio. Buona. E in tutto questo, dato che non ho trovato assolutamente un cazzo perché io a casa non ho niente e che sono povero come una merda, ho preso del pane in cassetta che mi mangerò in questo istante mentre continuo a giocare. Pepsi maggiore della Coca. No. Simo, mi spiace, non mi puoi calare su ste cose, ma io sono un drogato di Coca-Cola. Lasciate stare, meglio non approfondire. Comunque, mentre mangio, direi di continuare. Allora, una situazione si è alternata da sonno e veglia. In altre parole, ma lo so, sembra che sta a fare una sega, Nike, cioè. Ah, avevo la febbre, ah. No, il KFC. Ma perché stiamo parlando di cibo, regà? Cioè, per fortuna che c'ho il pane in cassetta che mi tiene compagnia, perché sennò mi veniva, non lo so, impazzivo. KFC, McDonald's, basta, sushi, basta, ramen. E poi scivolai in un sogno privo di senso. Sento una voce nella mia testa. Aspetta, fatemi vedere lo snack de Marcus. Che snack è? Mi ha fatto venire. Biscotto farcito con crema e vaniglia. Ma che cazzo, non l'avevo mai vista una cosa del genere. Io conosco quella voce. Riconosco quella voce. Sì, è. La conosco. E che cazzo è quella voce? Pane in cosa? Pane in cassetta. Ah, raga, pane in cassetta. Cioè, come lo chiami? Io il pane quadrato, le fette di pane quadrate, quelle che prendi al supermercato. Ah, la mia voce. Lo so. Ve vado, Reghi Notte. Ciao, Aure, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo domani. Io so tutto. Il mio obiettivo non è lasciare questo posto, ma rimanerci. Attenzione, il pancarre. Regà, chiamasi pane in cassetta. Oh, io lo cerco. Vi giuro, mo' mi avete rotto il cazzo, ma lo cerco. Poi sembra io quello strano. Pane in cassetta. Pane in cassetta. Io lo chiamo pane in cassetta. Eccolo. Ma siete. Regà, il pane in cassetta. Cioè, basta. È questo. Si chiama pane in cassetta. Eccolo, pane in cassetta. Tac. Molto easy. Pane in cassetta, basta. Quindi Nagi dice l'obiettivo è rimanerci. Ma cosa sto dicendo? La speranza. È tutto per il bene della speranza. Guarda, è una cosa che si sta vedendo, sì, si vede, perfetto. Ecco perché Devo rimanere qui. È già la seconda volta che sentiamo Nagi che fa una storia del genere, che deve rimanere, non devono uscire. Quindi proprio preso nei deliri della febbre. Che succede? Cos'era? No. Mortacci! Porca troia, ma che cazzo, proprio mentre sto mangiando. No vabbè, questo ci vuole ammazzare. Raga, questo ci vuole ammazzare. Che è successo?
È ancora vivo? Attenzione. Attenzione. Kirikiri song. Kirikiri? Monte. Monte. Che cosa hai detto? Non sta facendo una sera. Non io. Vabbè, non è che è proprio andato, c'è la febbre a mille. E niente. Rip Naegi. Atto 17. Ah, raga, panico, eh. Panico. Cioè, Kirikiri è ricomparsa così. Proprio panico. Ogni giorno è calmo e gioioso, tranquillità perfetta dalla mattina alla sera. La prima cosa da desiderare è che quei giorni immutabili e noiosi e tranquilli continuino. Giorni in cui non accade mai nulla fuori dall'ordinario. Già, non lo come già. Nemmeno la più minima alterazione dello status quo. Quante cazzo di cose vere dicono questi teatrini. Credo che un mondo così sarebbe terribilmente anormale. Quindi ho capito che è successo. Naki è vivo, tutto a posto. Si dovrebbe. Dovrebbe essere tutto a posto con Naki. Hai preso conoscenza molto più lentamente del solito. E vorrei vedere. C'hai la febbre. Per prima cosa presi un bel respiro. Il mal di testa e i brividi della stanchezza erano tutti spariti. Tutto ciò che era rimasto era una fastidiosa patina di sudore. Eh no, non sarà stato il raffreddore. Il sogno di stanotte, che diavolo era? Non era proprio un sogno. Mi sa che non era proprio un sogno. Mise il mio cervello al lavoro nel tentativo di ricordare, tentando di ripescare immagini dalla profondità della mia memoria pezzo per pezzo. Ci siamo stanotte. Hai visto Kirikiri stanotte? Che forse ha anche provato a ucciderti. Avevo la febbre ed ero immerso in un dormiveglia. E poi sentite una strana voce. Gli diceva di non andarsene. Cioè di non andarsene all'accademia. Ho aperto gli occhi. Eh già. E si è ritrovato il pazzo assassino davanti. Guardate che maschera c'ha con l'occhio di Monokuma rosso al centro. Ho la sensazione di aver lottato con tutte le mie forze, ma non riesco proprio a ricordare. Che si è scordato i Kirikiri? A causa della febbre sembra che il legame tra il mio corpo e la mia mente fosse stato tranciato di netto. Avevo questa strana sensazione di stare a guardare da lontano il mio corpo che si muoveva da solo. Non riesco nemmeno a ricordare cosa ho fatto, ma una cosa è certa. Sono sicuro di aver fatto il possibile per difendermi. In realtà sei rimasto a letto fermo come un coglione ad ansimare. Non te lo vorrei dire. Qualche istante più tardi ho perso di nuovo conoscenza. E ha visto Kirikiri. Che strano sogno. E se non fosse un sogno? Eh già. Ci deve essere un modo per scoprirlo. Vabbè, prima di tutto andiamo in mensa e vediamo se Kirikiri è tornata, perché se non è tornata è greve. No, aspetta, dobbiamo controllare la stanza. Non è che però ho capito che devo cercare qualche tipo di indizio, ma io sto cercando, cioè nella stanza non c'è un cazzo. Ah, il coltello, certo, il coltello era nascosto nel cassetto.
Merda, non era un sogno. Già. Non va bene, non ha senso che sia vuoto, eh sì. Perché qualcuno ti ha rubato il coltello. Io di sicuro ho messo il coltello alla sopravvivenza che ho ricevuto nel cassetto. Ciò significa che te l'hanno rubato, che il sogno era vero. Ma infatti perché dovrebbero attaccare proprio una Eggy? Che ha fatto di male? Chi era quel tizio mascherato? Cosa sta succedendo? Beh, infatti sì, direi di andare a mensa, aprire tutto e scoprire se Kirikiri... se Kirikiri è tornata. Sapete quanto è difficile giocare solamente con una mano? Sto andando lento come la lumaca. Ok. Sola Saina? E gli altri dove stanno? Perché preoccupati? Poi dopo l'inizio del periodo notturno siamo venuti tutti nella tua stanza a chiamarti. Ah, e non ha risposto. Perché aveva la febbre. Sì. Oddio, oh, uccisi. Non eravamo mica preoccupati, voglio dire, fra noi non c'è più nessuno intenzionato a uccidere. Vedremo, vedremo se è vera sta cosa. Mi ho finito di mangiare, mo ti concentro al 100% sul gioco. Fai mangiare, capirai? Due pezzi di pane in cassetta. E quindi ne parlerò quando incontreremo tutti gli altri. Ma dove sono andati tutti gli altri? Siamo stati svegli per tutta la notte, perché? Vabbè. Sono tutti in palestra. Va bene, andiamo in palestra. Vediamo un po' cosa è successo. Però non capisco perché sono stati svegli tutta la notte, sinceramente. Vabbè, comunque. Andiamo in palestra. Cos'è una ASMR? Mi pareva di averlo mai sentito sto acronimo. Arrivando al livello Miss Universo di ritardo. Mo gli dovremmo dire però che siamo stati attaccati la scorsa notte. Hai del coraggio a dormire come un bambino mentre noi siamo stati tutta la notte svegli. Ma perché siete stati tutta la notte svegli? In palestra c'erano tutti tranne Kirikiri. Disposti in cerchio intorno a qualcosa. Nel momento in cui i miei occhi videro quel qualcosa. Non potevi fare a meno di mettere un verso di sorpresa. Ok. Davanti a loro giaceva un monokuma smantellato. Ok. Interessante. Lo stiamo smontando per capire come funziona. Vabbè, ma guardate Asaina, dai, ma che gli devi dire? Guardatela. In questa scena. Cioè, fermo immagine su Asaina. Che gli devi dire? Veramente, che gli devi dire? Proprio perfezione. Guardate infatti che faccia fa Togami in alto a destra. Guardate gli occhi proprio dove puntano. Togami, sì. Capisco. La mia attenzione è catturata da altro. Anche la mia, cazzo. Anche la mia. Mazza, hanno smontato Monokuma. Ma in teoria non dovrebbe tipo esplodere o cose del genere?
sta succedendo qui? Me lo chiedo anche io. Che vuol dire che non corrono alcun pericolo? Come potrebbe mai non essere pericoloso smontare Monokuma? Se tu l'idiota che ha dormito fino a tardi, non è colpa mia se non sei aggiornato sulla situazione. Mamma! Ti spiegherò tutto io. Togami ha scoperto che Monokuma era diventato un semplice pupazzo e così abbiamo cominciato a smontarlo. Perché sta cosa? Ieri poco prima che iniziasse il periodo notturno sono venuto in palestra a cercare Monokuma. Volevo cercare di estorcergli delle informazioni sulla sua ricerca di Kirigiri. E come immaginavo era qui in palestra, tuttavia era completamente inerte, nient'altro che un sacchiotto. Si è spento quindi. Ho aspettato fino all'annuncio del periodo notturno, ma non ha comunque mostrato segni di attività. Così sono andato a chiamare tutti gli altri e abbiamo provato ripetutamente a interagire con lui. Ma come sospettavo, Monokuma si è spento completamente. Interessante. E così abbiamo cominciato a smantellarlo. Mi sembra giusto. Però non penso che abbiano trovato troppo. Abbiamo scoperto che si tratta di un macchinario estremamente sofisticato e all'avanguardia. Non scherzava quando cita di non essere un giocattolo radiocomandato. Davvero, che razza di riccone annoiato costruirebbe una cosa del genere? Ma infatti perché si è spento? Se entrerà qualcosa di sicuro Kirigiri. Pensavo potesse trattarsi di un guasto meccanico, ma non sono riuscito a trovare tracce di ciò. Allora, se non si è guastato, sarà successo qualcosa al burattinaio che lo controllava. Interessante. Qualcosa di imprevedibile. Sarà sicuramente scappato per paura del mio cavaliere bianco. Non penso. Forse ha contratto qualche terribile malattia. Eh sì, dai. Ovviamente il messaggio di ogni mattina e di ogni sera è registrato. Quello era palese. Dice sempre la stessa cosa. Dai, Asahina, su. Arrivaci. Dave. Ah, gli ho appena tirato fuori questo affare. Cosa sarebbe? Ma cazzo, è una bomba! È una bomba, cazzo! È una bomba. Ricordate cosa è successo il primo giorno con Ovada? Eh già, direi di buttarla via. Il prima possibile. Mettila a terra molto lentamente. Stai attento, la bomba ha un sensore di movimento. Scuoterà troppo forte e scoppierà. Porca troia. Guarda se devono morire per una bomba. Ah, buonasera Samuele, benvenuto in live. Mi spiace che hai 39 di febbre. Vabbè, non ti preoccupare ovviamente. Quando, cioè, spero insomma ti passi il prima possibile. Ho dimenticato di menzionare che in questo momento il sensore di movimento è disattivato. Mi sembra giusto. Menzionalo dopo, Togami, però. La bomba esplose, the end. Stai zitto a metti a terra la bomba. Non mi sento sicura se è nelle tue mani. Ma in tutto questo Kirigiri che fine ha fatto? I miei occhi erano attratti dai resti smantellati di Monokuma. La ragione per cui Monokuma si è spento all'improvviso è che è accaduto qualcosa di imprevedibile al burattinaio che lo controllava? Chissà. E poi quella cosa che abbiamo visto, a cosa si riferiva? Quello che è accaduto stanotte, insomma. L'individuo mascherato che mi ha attaccato. Glielo dovremmo dire, mi sa, agli altri. Quello che stavo dicendo è che abbiamo finito di smontare Monokuma, quindi discutavamo sul da farsi. Ho deciso che dovremmo continuare l'offensiva. Fare irruzione nell'ufficio del preside per scoprire la vera entità del burattinaio. Attenzione, nell'ufficio del preside. Il burattinaio è fuori gioco, potrebbe esserci occasione migliore di questa? Vabbè, se tornasse mentre stanno lì, pace. Attenzione. Vai, andiamo nell'ufficio del preside. Poi? Cosa farai quindi? Combattirai o fuggirai? Va bene, dai, andiamo in questo ufficio del preside che sembra parecchio interessante. Parecchio interessante.
Ok, ufficio del preside. Dove sta? Eccolo qua. Ma non si apre. Quindi direi di sfondarla nel dubbio. Nanda. Secondo te la sfondiamo esattamente. Non abbiamo più notizie del burattinaio, le regole non servono a nulla ora. Credo io. Bah. Sumari. Sì, dovremmo finire il lavoro prima che ciò accada, infatti sì, secondo me si dovrebbero sbrigare. Oi, oi. Nanda. Yare, yare, dabe. Fukao è totalmente inutile proprio. Sta tutto il tempo a sbavare dietro a Togami. Vabbè dai, se ci si mettono in 3-4 la sfondano. Ah, avremmo bisogno di un attrezzo. È vero, il piccone. Sì. Dovrebbe usare il piccone per sfondarla. Sembra lo strumento ideale per abbattere una porta. Quindi sono le 9 mattina. Porta qui il piccone per le 9.01. Il limite di tempo più breve di sempre, amico. Vabbè dai Fukawa, sbrigati. Hai già sprecato 10 preziosi secondi. Se non torno in tempo cancellerò la tua esistenza dalla mia memoria. No, Togami mi sta simpatico, devo dire, quando prende... quando prende per il culo Fukawa mi sta simpatico. Oi, oi. Comunque sì, sembra essere giunti a una svolta nel gioco, raga, nella storia. Cioè sembra sta succedendo qualcosa di parecchio importante. E tutto questo Kirigiri ancora non si sa dove sta. Sopra la branca la capa. Vabbè, Kagura ha un livello di proprio un IQ altissimo, cazzo. Sopra la panca la capra. Kampa è già tornata, però stavolta è Genosider. Oddio, non vorrà dire che ha visto del sangue, quindi si è trasformata. Buongiorno a te. Dalla tua serial killer di quartiere, finalmente, Genosider. Per fortuna sei arrivata a te. Per fortuna. Poi. Dov'è il piccone? Perché non ce l'hai? Il piccone? Il picchione? Cos'è? Una nuova specie di uccello? Il piccone, imbecille. Infatti c'ha ragione Andrea, Kirigiri in questo gioco compare e scompare così tante volte, neanche fosse un poltergeist, cazzo. C'ha ragione. Perché quando si trasforma non si ricorda le cose dell'altra lei. È ovvio che si è dimenticata del piccone. Aria. Non ci sono limiti all'inutilità di questa ragazza. Era un giardino perché dovevo prendere quel piccone, giusto? Questo risolve uno dei misteri, ora ne rimane solo un altro. Quale? L'identità dell'oggetto X? Oggetto X? Non ho perso un bel niente, anzi ho trovato qualcosa in giardino. E cosa? Un cadavere? What? C'è un cadavere in giardino. Kirigiri? Kirigiri no? Poi. Per favore. No, Kirigiri, per favore. Appena entrai nel giardino botanico, la vidi. L'ho vista. Una persona mascherata stesa per terra. Aspetta. Con un coltello conficcato a fondo nel petto. Che diavolo è? No raga, non mi sembra Kirigiri. È morto? E soprattutto chi è?
No, finisce così. Cazzo, Kirikiri, che hai fatto? Ah, raga, mi sa che siamo arrivati, eh. Cioè, mi sa che questo capitolo è durato pochissimo. Quindi a questo punto andiamo avanti. Che dite, andiamo avanti? È durato veramente... Cioè, nel senso, andiamo un minimo avanti, almeno famo le indagini. Riassumo veramente quello che è accaduto finora. Dai, Ale, capitolo 6. Sì, dai, lo continuo. Stanotte sono stato attaccato a un misterioso individuo mascherato e per chissà quale motivo quella persona mi è riapparsa davanti, ma stavolta sotto forma di cadavere. Ve l'avevo detto, c'è un cadavere qui. Eh sì. Cominciamo immediatamente le nostre indagini. Tuttavia, state estremamente attenti e preparatevi al peggio, non si sa mai cosa potrebbe accadere. Ma chi è? Togliamogli la maschera. Chi è? Devo scoprire l'identità del corpo, ma il volto è coperto da una maschera, quindi non posso vedere chi è. In aggiunta, la corporatura e gli abiti che indossa sono citati da un camice di laboratorio. Una vittima sconosciuta. Ho capito, ma toglietegli la maschera. L'unica cosa certa finora è che la scorsa notte sono stato attaccato da questa persona mascherata. Ma per quale motivo? Ma per quale motivo ora è morta e si trova in un posto del genere? Dovremmo toglierla la maschera. Non respira, il petto non si muove, non sembra esserci alcun segno di vita. Il suo addome è coperto di sangue a causa del coltello che vi è conficcato. Anche se il sanguinamento si è fermato, sembra che il sangue non si sia ancora seccato. Se lo tocchi ti sporcherà le mani. No, ragazzi, se non gli tolgono la maschera impazzisco. Comunque, chi è quel cadavere? Il viso e il corpo sono coperti, quindi non ne ho idea. Cazzo, togli la cazzo di maschera, madonna. Probabilmente è una ragazza. Dalla forma del petto e dalla silhouette del corpo. Ma infatti si sembra di parlare con Dora l'esploratrice. Una ragazza, allora forse si tratta di... tutto quello che dobbiamo fare è strappare via quella maschera. Cazzo, Genocide, finalmente qualcuno l'ha detto, madonna. Finalmente. Poi. Aspetta. Che vuol dire aspetta? Ma era troppo tardi quando Togami la chiamò per fermarla. Le mani di Fukao erano già sulla maschera. E prima che ce ne rendessimo conto... No, vabbè. Ci fu un accecante lampo di luce e il suono assordante di un'esplosione. Ma che cazzo? È esploso. La mia vista si oscurò. Poi... Datti una mossa, spegni quel fuoco. Quella voce afferrò la mia coscienza alla deriva e l'ha rimessa al suo posto. Poi qualcuno mi disse tra le mani. Mi tiene tra le mani e era un secchio pieno d'acqua. Porca troia. È esplosa. Mirai la parte superiore del corpo in fiamme e c'era già sopra l'acqua del secchio. Mi sa tanto che ora è un po' irriconoscibile. E poi scomparirono del tutto, lasciandoci dietro solo un fastidio d'anfo. Eh sì. Sembra essere riuscito a spegnerlo. Fermi, che è successo? Fire Nabbo ha donato un beat. Attenzione, grazie Fire Nabbo per il beat. Benvenuto in live. Era da un po' che non ci si sentiva. Bello vedere la protagonista di Yuru Yuri che fa quel balletto. Che sta succedendo, raga? È appena esplosa, sì. Quindi non sapremo mai chi cazzo è. Mandato. Li ho shoppati per te, bro. Grande, Fire Nabbo, grazie. Infatti sei il first donator dei beat. Troppo forte. Hai superato anche Step. Vabbè, in realtà superato è semplicemente perché non ha donato da una settimana. E a causa di questo il cadavere è irriconoscibile. Eh sì, è stato cotto a puntino. Ne ho altri 98. Perché 98 e non 99? Studentino, non dovresti aver comprato i 100. Capiremo, allora mi spammi quella di Yuru Yuri un bit alla volta. Proprio per farmi del male. Madonna, 99 volte Yuru Yuri, porca troia, mi impicco. Ah, ma è vero, Genocider, regà? Era esplosa. Che fine ha fatto? Ma Kirikiri?
No, dite che potrebbe essere Kiriri. No. Allora quel cadavere appartiene a Kiriri? Non può essere. E niente. E niente, ti ho dato 2 bit, perfetto. Capiranno perché non lo immagino. Certo che c'è. Comunque grazie anche per i 2 bit. Il burattinaio, è vero. Potrebbe essere lo stesso burattinaio. Assurdo amico, il burattinaio è finito al rostro, non è possibile. Sicuramente se fosse una situazione normale allora forse non sarebbe un'opzione valida. Tuttavia abbiamo già degli indizi che renderebbero possibile dare ipotesi. Infatti il fatto che Monokuma si era spento. Ma quel corpo non è di una ragazza, non pensate sia un po' strano? Vuol dire, ricordate quello che disse Alter Ego, raga. In breve c'è un'altra probabilità che il presidente sia il burattinaio. E non potrebbe essere... quella là era una ragazza, non un uomo su 35-40 anni. Dove lo dovrebbe? Allora, se è così allora il burattinaio non è il preside. Ma la ragazza di cui Kirikiri mi ha parlato. La super disperazione liceale. Mukuri Kusaba. Eh già. È vero, loro non lo sanno. È vero. Cos'è questa storia? Loro non lo sanno. Kirikiri me l'ha detto in segreto non molto tempo fa. Ha detto che nell'accademia ci sono 16 studenti. Dici tutto quello che sai, sei incazzato, Togami. A quanto pare Kirikiri sospettava che questa Mukuri Kusaba fosse il burattinaio. Non ho alcun dubbio. Un 16° studente e una ragazza con bacia col cadavere. E super disperazione liceale non vi suona da burattinaio in effetti, eh sì. Quindi in sostanza Mukuri Kusaba è il burattinaio e viene chiamata super disperazione liceale. Ma allora si resta nascosta come un chupacabra tutto questo tempo. Ora è morta, ma chi l'ha uccisa? Com'è che è finita carbonizzata qui per terra? Non ha alcun senso da nessun punto di vista, salta fuori così all'improvviso e poi muore, ma per favore. Sembra che dovremmo dare un'altra occhiata a quel corpo. Dovrebbero essere rimasti degli indizi sulla sua identità. Che succede? Nanda. Che c'è? È vero, raga, Fukawa! Che fine ha fatto Fukawa? È vero, è implosa pure lei! Dove sta? Lasciamola perdere, di sicuro è stata polverizzata. No, ve lo amo, Togami, basta, lo amo. Lo adoro troppo, Togami, basta. No, ecco la Fukawa. Oddio, ma sembra diventata stupida, cazzo. Non sei viva. Che è successo? Ti prego dimmelo, mio cavaliere bianco. Stavi giusto per annunciarci che avresti smesso del tutto di inalare ossigeno. Che livelli di malattia sopravviverò usando solo la nitride carbonica che esali? Il loro è uno strano gioco, amico, eh già. Raga, panico. Panico proprio, che cazzo è questo corpo e dov'è Kirikiri? Dove cazzo è Kirikiri? Fai attenzione a non dimenticarti che è una ragazza. Non preoccuparti, non è che sei in grado di toccarlo più di tanto. Non sono di certo come Kirikiri. Magari stai toccando proprio Kirikiri. Attenzione, c'è una chiave. Interessante. Forse è la chiave che Kirikiri aveva rubato. Merda. Eh no, aveva una testa di Monokuma. Era diversa. Nanda. Che c'è? Hai trovato qualcosa? Sì, ho trovato questa accanto al cadavere. Infatti è una chiave abbastanza strana. Neghi, ti sto per affidare un compito assai importante.
Questa chiave molto probabilmente ci darà accesso a un'area che finora era off limits. E vuoi che io scopra cosa apre? Sì. E potrebbe essere la sala di elaborazione dati, il laboratorio di biologia, l'ufficio del preside o il secondo piano del dormitorio. Secondo me è la sala di elaborazione dati. In poche parole mi tocca fare il galoppino. Va bene. Allora dobbiamo andare immediatamente a controllare queste sale che ha detto, non è, che ha detto Kogami appunto. Vediamo un po' se è l'ufficio del preside. No, non entra. Proviamo alla stanza allora inferiore. Allora qui mi pare che brutto che mi ha salvato il rumore della foresta di merda in sottofondo. Porca troia, bug del cazzo. Qua non c'era qualcosa. Che fastidio. Oh, è tornato normale, che bello. La foresta mi stava facendo andare un po' matto. Ok, qua nemmeno c'è niente. Eh no, qua non c'è un cazzo, devo andare semplicemente al piano inferiore. Allora, qua non c'è niente. Ma siamo seri? Manco al terzo piano c'è niente. Porca troia. Ma devo scendere ulteriormente. O almeno mi pare. Cioè non so, mi sto perdendo qualcosa? Eh no raga, pure sto secondo piano è inutile. Andiamo al primo piano. Sono solo stanze di... Ah ok, qua. Perfetto, dobbiamo andare qua mi sa. Allora, qua ci potevamo entrare. Quella è la sala V. Merda, ma non era manco qua raga. Ma perché non capito? Non mi ricordo mai un cazzo. È assurdo. Era al terzo piano allora. Se vedete qua non c'è niente che devo controllare, deve essere forse al quarto piano. Oh, qua. Perfetto, qua. Non ti ricordo se riteneva che la porta della sala di elaborazione dei dati fosse bloccata. Entra. Si è aperta, attenzione. Era la chiave della sala di elaborazione dati. Sì. Attenzione. Sei tornato, cosa hai scoperto? La chiave apre la porta di elaborazione dati, sì. Eh già, che sembra essere parecchio importante. Ma infatti perché il cadavere ce l'aveva? Vediamo un po' questa sala, cosa nasconde. La porta è già stata sbloccata. Quando la aprimo non è che farà kaboom come quel corpo. Spero di no, la Saina, spero di no. Non abbiamo nulla di cui preoccuparci, abbiamo una Egi. Fai tu gli onori di casa, sì, quindi in caso moriamo noi. Certo, mi sembra giusto. Significa che mi fido di te, finché mi sacrifico. Ovvio. Vai, apriamo sta stanza. Nel momento in cui appoggiai la mano sulla porta, chiusi istintivamente gli occhi e ripetendo dentro di me una preghiera, gira lentamente una maniglia. E non accadde nulla. Una volta sicuro che non sarebbe accaduto nulla, aprì gli occhi e... Attenzione, regà! È la stanza dove ci stanno tutte le telecamere. Per usare un eufemismo, mi trovavo in una stanza piuttosto bizzarra. Dove controllava tutto. Vuol dire tutte le stanze che abbiamo visto finora erano bizzarre a modo loro, ma questa le superava tutte. Non era come le altre stanze che erano fatte per apparire spaventose. Qui si nascondeva in agguato il terrore, sfacciato nella sua vera forma. Cosa? Un muro ricoperto da un monitor. Eh sì, le immagini mostrate sugli schermi sono quelle delle telecamere di sicurezza.
ogni singolo luogo all'interno dell'accademia era visibile dal muro. Queste sono le immagini delle telecamere di sicurezza, esattamente. In altre parole, questa stanza è usata per sorvegliarci, sì. Esattamente. Non c'è alcun dubbio, è la stanza del burattinaio. Eh già. E mi domando quella porta con Monokuma stampato sopra che a cosa servirà. Sembra abbiamo la risposta alla nostra domanda. Quale domanda? L'identità del cadavere in giardino, il burattinaio, il fatto che avesse la chiave di questa stanza, dimostra che il corpo apparteneva al burattinaio Muguri Kusaba. Quindi in teoria si sono liberati del burattinaio. Che fine dell'utente morire per mano di qualcuno che non è il mio cavaliere bianco. Il burattinaio è morto? Sarà stata Kirigiri? È davvero questa la fine di tutto? Intendo dire la persona in giardino. Chiaramente non è morta per cause naturali. Che vuol dire che qualcuno... Ma se il burattinaio è morto... Allora possiamo andarcene, finalmente possiamo uscire da questo posto. Ora dobbiamo solo trovare un'uscita, raga. No, prima dobbiamo investigare in questa stanza. Se il burattinaio è morto significa che possiamo andare via quando vogliamo. Ma prima è più importante scoprire che obiettivo avesse il burattinaio nell'allestire questo gioco. Esattamente. Kirigiri, che fine ha fatto? Io me lo domando a chiedere. Eh sì. Serve solo mezzo neurone e un occhio funzionante per capire che il burattinaio è stato senza ombra di dubbio assassinato. Ma perché e da chi? Per rispondere a queste domande dobbiamo scoprire quale fosse l'obiettivo del burattinaio. La stanza è stata del burattinaio. Ok. Prima cosa vorrei capire questa porta qua a cosa serve. È una porta dall'aspetto inquietante con un'immagine di Monokuma. Mi chiedo cosa ci sia dall'altro lato. No, non penso che non si aprirà. Oddio, forse la chiave che aveva trovato Kirigiri serviva proprio per questa porta. La chiave con la faccia di Monokuma. Ma la curiosità non apre le porte chiuse a chiave, quindi non c'è nulla che possa fare. Ah, Sarina ha ragione, il burattinaio non c'è più, quindi non dobbiamo più avere paura di nulla. Questi sembrano essere computer piuttosto potenti. Sono accesi ma sembrano essere bloccati. Eh sì, usate di sicuro i computer. Ed è così che ha scoperto alter ego. Nanda. È quasi ridicolo il numero di schemi che ci sono in questa stanza. Il numero di schermi. Il burattinaio ci sorvegliava usando questi monitor. Esatto, esatto. Fugawa, non fare pensieri perversi, per favore. Eh sì. Esattamente. Magari muori. Quanto costa l'abbonamento mensile? 5 euro al mese, guarda, se ti abboni al mio canale Twitch 5 euro al mese, Fugawa, non ti preoccupare. È molto economico. C'è un'antenna indoor. No, l'antenna! Questa è la stessa antenna per la TV digitale che usa mia nonna. Ah, quindi in teoria si può accendere la TV. Dave. Ma se possiamo guardare la TV, allora facciamo come dici. Forza, forza, fallo. Vai, vediamo un po' questa TV per avere informazioni sul mondo esterno. Però funziona questo affare prima che voi possiate dire la Garfla. Che? La Garfla Josua Moore?
Non ho idea di cosa sia, né tantomeno intenzione di pronunciarlo, e l'ho fatto. Dabe. Uyo. Che non si accende? Ho delle buone notizie per i nostri pantofly, sembra che la TV sia pronta. Attenzione, la TV è pronta, potremmo finalmente avere notizie sul giorno, sul mondo esterno. Nanda. Vai. Ah, burattinaio, ci dicevi di lasciar perdere il mondo esterno, mentre ti godevi tutto questo per te, non va bene per niente. Attenzione. Niente, deve passare l'ambulanza, madonna. Una ripresa dalle telecamere di sicurezza in questa stanza, non è così? Andaguria. Ma infatti... Boh? Oi. Che stai combinando? Uyo? C'è qualcosa di strano, amico. Sì. Mai strano quanto te, sono stata buona. Credo io. Questa TV dovrebbe essere collegata solo all'antenna indoor. Non dovrebbe poter ricevere le riprese della telecamera di sicurezza. Sareba. Vediamo un po' se cambia canale. Akagure provò diverse volte a cambiare canale, ma nonostante ciò, sempre la stessa immagine. Sì. L'immagine sullo schermo rimaneva uguale. Continuava a mostrare noi all'interno della stanza di elaborazione dati. Dove è da me? Forse è rotta? No, ma forse in questa TV c'è qualche trucchetto. No, vabbè! No, vabbè! È tornato. Ah? Che? Chi? È tornato Monokuma. È da un po' che non ci si rivede, stronzi. Attenzione. Monokuma? Perché sei? Io pensavo che tu fossi morto. Io morto, non fatemi ridere, la razza di imbecilli. E anche la tua personalità è cambiata. È ovvio, sono stato a riposo per ben 2 anni. Sarebbe stato più strano se non fossi cambiato. Sono passate solo 12 ore. Ah sì, quello, upupu, adoro quando voi bastardi fate quella faccia. Volevo vedere le vostre facce nel momento in cui la speranza si tramutava in disperazione. Stai dicendo che è per questo che hai finto di essere morto? È piuttosto strano che un orso faccia il morto, no? Di solito siete voi bastardi a farlo, eh sì. A proposito, è il momento che voi bastardi cominciate a disperarvi per il futuro. Mettetevi alle spalle i vostri passati speranzosi e divertitevi in questa arena accademica. Non è ancora finita, eh no. Ficcatevelo nelle vostre teste dure come una volta per tutte. Non è possibile lasciare l'accademia. In aggiunta, non è che la vita qui dentro sia così male. Del resto, in qualsiasi luogo viviate, le cose brutte succederanno sempre. Non c'è niente di peggio di questo posto. Non è il peggiore, è solo un luogo di disperazione. Wow, mi sono stancato di ridere, quindi veniamo al sodo. Quale il sodo? Il processo di classe, forse? Quella TV lì, voi bastardi siete imbattuti in qualcosa di davvero interessante. Proprio così, senza quella TV, la storia di questa accademia finirebbe sepolta sotto le sabbie del tempo. Nani? Lo sapevo, quella non era una semplice televisione. Dove ho goduto da te? Il motivo te lo dico io, Akagure. Perché trasmette. Sì, mi sa che moglie lo dice. E riceve il segnale televisivo, non c'è nessun trucco. Vuol dire che trasmette in mondo visione. Sono in TV. In sostanza quello che voglio dire è che ogni secondo di questa arena viene trasmesso in diretta televisiva in tutto il paese. Esattamente. Ogni secondo di questa linea accademica viene trasmessa in diretta televisiva in tutto il cazzo di paese. Puoi dirlo quante volte vuoi, io comunque non capirò. Conosco il significato delle parole, ma allo stesso tempo non capisco cosa tu voglia dire.
Che intendi dire in diretta con tutto il paese? Non scherzo o cosa? Non dirmi che hai piratato i segnali televisivi. Eh già, sono i cazzo di Hunger Games. Il fatto che questo vi sconvolga dimostra quanto poco voi sappiate del mondo reale. Se si conoscono un paio di trucchetti, piratare degli stupidi segnali televisivi è facilissimo. Dici sul serio? Certo che sì. I miei nervi scricchiolarono, cigolarono e stridettero l'uno contro l'altro. Mi mise un suono acuto e fastidioso chiaramente udibile. Ma non è! Tutto aveva uno scopo. Ogni volta vi ho lasciato con riluttanza degli indizi per aiutarvi a risolvere i misteri dell'Accademia. Sono arrivato perfino ad attirare voi bastardi in questa stanza. Pensate che avrei fatto tutto questo senza un motivo? L'ho fatto per i nostri spettatori, che seguono questo mio programma fatto di disperazione mostrata in diretta. Ho inventato un nuovo genere, l'intrattenimento disperazione. È il reality show definitivo, autentico disperato intrattenimento. Stai mentendo, se fosse trasmesso tutto in TV, il pubblico e la polizia sarebbero da tempo sul piede di guerra. Già, amico, sarebbero già venuti a salvarci. Perché mai dovrebbero? Alla fine non è un loro problema, no? In che senso? Anche se qualche spettatore dicesse sono in pericolo, non è che qualcuno farebbe davvero qualcosa per voi. La gente è fatta così, non la capisco e nemmeno mi interessa capirla. Servirebbero attrezzature adatte e cifre astronomiche per piratare e controllare dei segnali televisivi pubblici. Volete sapere perché mi sono spinto fino a tanto? Beh, sapete. È ancora un segreto, ovviamente. Voi bastate avete del lavoro da fare o sbaglio? È già il processo di classe. Sto parlando di quello. Tan tan. È stato scoperto un cadavere. Già. Ma che? Eh già, qualcuno è stato assassinato. Beh, meglio che vada, la cosa si farà presto movimentata. Mi aspetto una grossa reazione dai fan dopo tutto questo. Tanno shimmy. E dicendo questo, Monokuma sparì, lasciandosi dietro una verità incomprensibile e priva di senso, oltre alla disperazione. Rimarremo tutti lì incapaci di muoverci per un po' di tempo. Non soltanto muoverci, ci era difficile perfino stare in piedi. Non ci capisco più nulla, raga, tutta questa roba sul programma della disperazione. E perché diavolo è ancora vivo? Proprio quando pensavo che saremmo finalmente riusciti a uscire di qui. E che significa questa storia del processo di classe? Da amare. È ovvio, un processo di classe è un processo di classe, devono trovare il colpevole. Quindi qualcuno di loro ha ucciso Mukuri Kusaba. Oh. Dove? Attenzione. Il cadavere è di una donna, come Kirikiri. E siccome Monokuma è di nuovo attivo, significa che Mukuri Kusaba, alias il burattinaio, non è morta. Di conseguenza il cadavere non appartiene a Mukuri Kusaba, ma a Kyoko Kirikiri. Non ci sono altre spiegazioni possibili. Kirikiri è stata assassinata? No, non è vero, non può essere. Non so ancora nulla di lei. Non ho mai saputo nemmeno quale fosse il suo talento. Che sia tutto finito così. Non posso crederci. Mi rifiuto di crederci. Quello che tu credi non conta un bel niente, la verità è la verità. E se dici di non poterci credere, allora verifica tu stesso. In che senso? Comunque iniziamo. Ma se ci sarà un processo di classe, allora questo significa che il colpevole è uno dei partecipanti a quest'arena accademica. Sì. Uno di noi ha fatto fuori Kiri? Non è detto. Ma se hai appena detto... Amare. Non ho tempo per spiegarti, ci sono un mucchio di cose su cui voglio indagare.
Comunque comincio, se ci tenete alle vostre vite vi suggerisco di fare altrettanto. Sono queste le regole di questo posto. Indagini. Oddio, sono cambiate, regà. È cambiata la musica. Attenzione. A causa di gravi danni causati da un'esplosione, l'identità del deceduto è ignota. L'esplosione è avvenuta post mortem. La vittima ha ricevuto una singola pugnalata all'addome che è arrivata fino alla schiena. Ci sono tracce di trauma visibili sul retro della testa della vittima, che sembrano essere state causate da un colpo inferto con un oggetto cilindrico, all'incirca allo stesso diametro di un tubo di ferro. In aggiunta ci sono numerose ferite visibili su diverse parti del corpo della vittima. Tuttavia queste ferite non sono state inflitte nei giorni scorsi ma in precedenza. In che senso? Nemmeno il Mogum File ci dice l'identità della vittima. Quel corpo non identificato è davvero Kirigiri? Devo scoprirlo da solo, sì. Devo vederlo con i miei occhi. Ad ogni modo, se la verità non viene alla luce, saremo tutti uccisi. Andiamo al giardino, la scena del crimine. E quindi niente, raga, sarà veramente Kirigiri? Oppure no? Lo scopriremo nella prossima puntata. Eh già, perché dato che sono iniziate le indagini, io direi di salvare e di finire domani questo capitolo. Lo sapevo! E vabbè, dai, ci sta, raga, ci sta. Che sei stronzo, no? Vabbè, lo so, purtroppo, raga, ma qualcuno deve pur farlo. Tanto alla fine sono iniziate le indagini, siamo andati parecchio avanti. Mi spiace, ma non ha senso continuare, perché se continuiamo saranno solamente mezz'ora di indagini inutili, quindi è meglio chiudere qua. Danganronpa. Per farvi capire, l'immagine che mi compare ora è questa qua. Ora c'è la faccia di Kirigiri stampata sulla cosa iniziale, quindi boh. Chissà. Comunque, raga, dai, non dovrete aspettare tanto, perché la prossima live su Danganronpa sarà domani, così come la prossima live ancora, cioè la live ancora dopo sarà venerdì, e l'ultima live di tutte le live, insomma, sarà questo sabato. Quindi, insomma, dai, non dovete aspettare tanto, almeno quello spero vi consolerà. Comunque, raga, secondo voi chi è morto? Secondo voi chi ha ucciso Kirigiri o chiunque possa essere quel corpo? Fatemelo sapere, insomma, se avete qualche idea a riguardo. Magari se non è spoiler è meglio. Sì, ma i domani non ci sono, no, dai, no. Che brutta cosa. Vabbè, in caso dai, te la recuperi, non è un problema. Che bello questa settimana solo Danganronpa, sì. Io ti uccido, non ci provare, no, lo so. Tanto, raga, vi dico, nella prossima mezz'ora non avremo scoperto un cazzo, avremo solamente investigato, quindi... Cioè, non... Insomma, non saremmo arrivati alla conclusione se era Kirigiri o no, quindi mi spiace, ma non aveva senso continuare. mi spiace. Panificio hype alle stelle, che vuol dire panificio? Che bello, questa settimana solo Danganronpa, sì. Non puoi fare spoiler, Matteo Buono, sennò verrai bannato a vita. Sabato forse non ci sono. Raga, la live di sabato sarà la live migliore. Cioè, venerdì e sabato, raga, sarà la parte migliore di Danganronpa, ve lo dico. Cioè, non ci sarà una parte proprio più bella di quelle che avete visto fino ad ora. Quindi vi consiglio di esserci, diciamo. Vi consiglio di esserci. E niente, Simo fa... così. Io spero che nel processo di classe tu becchi il finale extra. Spero pure io, Veronica, cazzo. Spero pure io di beccare il finale extra. Anche se non so come si becca e non so di cosa stai parlando. E... secondo me è Kirigiri ed è stata uccisa da Mukuru. Tocca vedere, raga. Anche se quelle unghie mi ricordano qualcun altro. Eh sì, infatti, raga, infatti. Se ci fate caso a quelle unghie potreste capire chi fosse. Potevate capire anche chi era quella persona. Però chissà cosa sarà mai successo. Quindi niente, raga, vi ringrazio per essere stati con me. Ringrazio Arunas per l'euro. Ringrazio Zador per il resub per il quarto mese di fila. E vi ricordo, insomma, se avete Amazon Prime o se vi è scaduto l'abbonamento, cioè se potete rifare l'abbonamento, vi ricordo che potete controllarlo in alto a destra dal bottone per l'abbonamento. Se vi è scaduto lo potete rifare. E ringrazio appunto Fernando, Arunas e Zador. Ringrazio anche tutti quelli che mi hanno seguito precedentemente e tutti quelli che mi stanno seguendo ora. Quindi Andrea Jega, Bigol, Gabby, Giuseppe Bonamonte, Otaru, Mago Nero, Veronica, Simo, Sara,
Marcus, ho già detto, e Giussi Buonamonte l'ho già detta, e mi pare di aver detto tutti, quindi niente regà, ci vediamo domani sempre alle 21 con Danganronpa, spero che la live vi sia piaciuta, spero che il gioco vi stia piacendo, e detto questo, ah c'è anche a Luca Coma, detto questo mettiamo la bellissima ending brevettata da me, e quindi niente regà, ci becchiamo domani, buonanotte a tutti. Vices that I hide are blocking the way, but you just laugh and say they're fairly there for the trade. I've given up, the station's too much, I'll do what it takes to keep going on. Simon says to just play his game, our pleas and cries are left to slowly die. Learning that the task of fate is in our hands, do I put their life in for mine? While dancing to the tune of fear and despair ahead, this reality is just a delusion set by the one who seeks out the truth behind us. What's the point in tricking a role? I'm just gonna help for thinking back on dreams from my childhood to become a hero, echoes in a poo-poo as they wish escapes my lips. I see that words are just an idiot's reason to look to the unknown.